Hai fatto? Devo affittare quest'altre due. E taglia, taglia, fai presto. Figlio, ma io credo che tutta questa cipolla basta. Adesso mi vuoi insegnare come si fa il ragù? Più ce ne metti di cipolla e più aromatico e sostanzioso viene il sugo. Tutto il segreto sta nel farlo soffriggere a fuoco lento. Quando soffrigge lentamente, la cipolla si consuma fino a creare intorno al pezzo di carne una specie di crosta nera. Via via che ci si versa sopra il quantitativo necessario di vino rosso, la crosta si scioglie e si ottiene così quella sostanza, come da già dicevo, va dorata e caramellosa, che si amalgama con la conserva di pomodoro e si ottiene quella salsa densa e compatta che diventa di un colore pallisandro scuro quando il vero ragù è riuscito alla perfezione. Ma ci vuole troppo tempo, signora mia. A casa mia facciamo soffriggere un poco di cipolla, poi ci mettiamo dentro pomodoro e carne e quello cuoce tutto assieme. E viene carne bollita col pomodoro e la cipolla. La buonanima di mia madre diceva che per fare il ragù ci voleva la pazienza di Giobbe. Il sabato sera si metteva in cucina con la cucchiaia in mano, non si muoveva da vicino alla casseruola nemmeno se l'uccidevano. Lei usava o il piano di terracotta o la casseruola di rame. L'alluminio non esisteva proprio. Quando il sugo si era ristretto, come diceva lei, toglieva dalla casseruola il pezzo di carne di annecchia e lo metteva in una sterlunga come si mette un neonato in una connola. Poi situava la cucchiaia di legno sulla casseruola in modo che il coperchio rimaneva un poco sollevato. E allora se ne andava a letto quando il sugo aveva teppiato per 4-5 ore. Ma il ragù della signora Biscopa andava per nominato. Certo, quando uno ci teneva zio. E quello papà, se non trovava il ragù confessato e comunicato, faceva rivoltare la casa. Povera mamma vostra. Ma era pure il tipo che ti dava soddisfazione. Venivano gli amici e dicevano: signor, ma come lo fate questo ragù che fa uscire pazzo a vostro marito? L'altra sera ci ha fatto una testa tanta. E il ragù di mia moglie sotto, e il ragù di mia moglie sotto. E mamma tutta contenta li invitava. E quando se ne andavano dicevano: aveva ragione vostro marito, e si facevano le croci. Vostro marito invece non ci va tanto a questo. Don Bettino non parla. Don Bettino è superiore a certe cose. Però si combina un piatto accostuto di sita così. E qualche volta pure due. Tu mangia, mangia. Io se lo faccio ancora. Lo faccio prima dei miei figli. E poi perché senza il ragù a me la domenica non mi sembrerebbe domenica. Ma se fosse per mio marito, cucinerei pasta scaldata pure la domenica di Pasqua. Buonasera, buonasera. Buonasera, signor. Buonasera. Il gusto di mio figlio è di lasciare la sua chiave sulla console dell'ingresso quando esce la mattina e di prendersi la mia. Io poi naturalmente distratto mi piglio la sua. Quando poi torna a tirare a casa per mezz'ora a trafilare vicino alla serratura e lo fa apposta, perché la sua è difettosa, mentre invece la mia scivola dentro con, non so, come un ago in un materasso di lana. Però io sto parlando con te. Sì, aggiunti. Siamo proprio agli antipodi io e te. Sì, va bene. Va meglio, sì. Signora Rossa, me lo date il permesso per la giornata di domani? Ma figlia mia, com'è possibile? Domani è domenica, teniamo gente a pranzo. Ah, brava, chi viene, chi viene? Chi viene? Viene tua nuora. Ma perché? È nuora solamente a me. Ah, mi ero dimenticato che qua dobbiamo parlare con punto e virgola. Viene nostra nuora con Roberto. Nostra nuora? Tu dici tua nuora? Ha telefonato lei questa mattina. Mamma, domani è domenica, possiamo venire a pranzo da voi? Quella, quando può evitare di mettersi in cucina a cucinare, è tutta felice. Ma quando mai? Andiamo tante volte a mangiare noi da loro. Io so quello che dico. La cameriera che tengono non sa cucinare. Roberto pretende il ragù che gli facevo io. E siccome nostra nuora non si sente all'altezza... No, ma non mi fa ridere. Con tutto il da fare che tiene Roberto, figuriamoci se pensa alla riuscita del ragù. E poi, devo dire la verità, Maria Carolina cucina benissimo. Ah, abbiamo sbagliato, non ne parliamo più. Non ne parliamo più, vabbè. Allora state in famiglia, la giornata di permesso me la potete dare. Ma figlia mia, ma ti pare che ti posso dare il permesso di domenica? E poi non vengono solamente loro, viene pure il ragioniere imparato con la moglie. Ma io non capisco, ma... Uno aspetta la domenica per passare una giornata tranquilla, in famiglia, no signori, ci vogliono i signori imparato a tavola. Ma come? Fino a 3-4 mesi fa, eri tu stesso che mi domandavi, ma stasera non scendono i signori imparati. Ah. Da un momento all'altro, che cos'è, che cosa non è, i signori imparati non sono più buoni, sono diventati antipatici. Me li ha indicati a pranzo qua? Si è ritirata la moglie verso le 4. E che significa? E prima di salirsene sopra, si è fermato 10 minuti con me. Mi ha regalato un golfo di lana turchese, perché io una sera parlando dissi che il colore turchese gli stava bene in faccia.
Io le ho fatto vedere il pezzo di carne di annecchia che ho comprato per il ragù di domani. Ah, ecco, ti ha detto che il ragù che fai tu non lo fa nessuno. Che la cucchiaia di legno diventa affatata nelle tue mani. Te ne sei andato in brodo di giungere all'invitato a pranzo qua domani. Ehi, me ne sono andato in brodo di giungere, non devo dare conto a nessuno. Tu vorrei che ti do via te carne, la cucchiaia, la cavolare, che è tutto parlato a papà. Tu vorrei. Come sei cambiata. Sei diventata una scatola con una molla spirale dentro. Basta spostare il gancio saltaleone che il coperchio si apre fulmineamente. Il coperchio tuo invece si apre solamente quando ti impilinguisci a fare complimenti a chi non ne vale proprio la pena. Davvero, io con te non voglio discutere, non voglio discussioni. Teniamo tre figli. Guarda, ma io non sapevo. Rocco è tornato? No. Non è tornato. Che ore sono? Si è fermato. Saranno le 5 qualche cosa. Ma insomma tu hai preso l'abitudine di lasciare il negozio in mano agli impiegati e ai banconisti. C'è sto ragioniere, è persona fidata. Come no? E intanto ti è venduta la 600 e ti è comprata la 1100. Se andiamo di questo passo, se vengono la 1100 e si fa l'Alfa Romeo. Sono a Babilonia. Ho sacrificato una vita in quel negozio. Le saracinesche la sera le facevo abbassare, le chiudevo io. E se non uscivo fino all'ultimo commesso non me ne andavo. I sacrifici li ho fatti quando ne valeva la pena, ma... Da un poco di tempo a questa parte ho visto che a fare il ciuccio di carrette ci sta tutto da perdere e niente da guadagnare. E tu per questa ragione lasci così il negozio in mano agli impiegati? Per questa e per tante altre ragioni. E allora metti la merce in liquidazione, chiudi e non se ne parla più. No, per questo faccio, tanto un piatto di minestra lo teniamo assicurato, ma non vado ad aggiustare l'orologio, vado a perdere un poco di tempo, permesso. Allora signor, tratami lo suo permesso per dimani. Virgilio, devi stare qua. Ho parlato tedesco poco prima. Alla fine del mese io faccio il mio dovere e tu devi fare il tuo. Buonasera. Buonasera, mamma. Buonasera. Buonarotta, ben trovata. Buonasera. Caspita, che profumo. Mamma, era quindi domani sta già in cottura. Guarda che ho invitato Federico a pranzo, eh. Vedi come ti devi mettere, perché come stai domenica scorsa mangiai da lui. Mamma, sua madre mi fece un ragù di primissimo ordine. E allora si deve accontentare del mio, mi dispiace per lui. No, per carità, donerò. Non è questo, è che domani non posso venire a pranzo perché avevo già preso un altro impegno precedentemente. No, tu domani mangi qua, te lo dico io. Ha fatto chiacchiere con Giulianello, eh. Ah, me ne ricordate sempre di sabato sera per intossicarvi la domenica. Giulianello è una pazza e Federico ha ragione. Tu non ti mettere in mezzo a fatti che non ti riguardano. Chi mi devono uccidere? Io se ho parlato l'ho fatto perché Federico è venuto da me per sfogare. E ti garantisco che se Giulianella fosse la fidanzata mia, le farei una faccia di schiaffi numero uno. Tu per mettere pace sei fatto apposta. Io sono per le cose giuste. Fina, da questo a dire che tua sorella è una pazza mi sembra un pochettino esagerato. Mi sarò espresso male. Ma che Giulianella se ne sia andata di testa perché sente dire troppe volte dagli amici che lei è bella e che qua sotto e che qua sopra... Che è una verità sacrosanta. Ma quando mai fatto zitto? No, mamma, è proprio questa la chiave della questione. Tu intanto pigliati la chiave tua e dammi la mia, perché non voglio perdere mezz'ora ogni sera quando torno a casa per aprire la porta. Ho scambiato la mia con la vostra e non me lo so accorto. E non è la prima volta che lo fai. Dammi qua, no? E questa non è mia. Questa è quella che facciamo fare per sia me che aveva perduto la sua. Allora la vostra se l'ha pigliata lei quando è uscita. E così con la chiave, così con i cerini, così con il sapone, così con la scopetta per le scarpe. A papà Cinzio, va. Quando viene la signora Melelia, la dai, ti fai dare la mia e me la porti. Che bella croce che sia me in casa, che bella croce. Guai chi tocca la buon'anima di suo marito, va trafficando nei cassetti, si piglia la roba degli altri perché non ci vede, non vede niente. Gli occhiali non se li vuole mettere perché dice che è giovane. Papà, papà, il lunedì mi viene a trovare e via Calabricchio. A fare che cosa? I lavori sono a buon punto. Io penso che per la fine della settimana entrante gli operai mi consegnano il negozio e posso fissare l'inaugurazione. Volevo un consiglio. Beh, gli operai hanno finito. Per la fine della settimana tu fissi l'inaugurazione e vuoi il consiglio da me. Un parere. E la sera dell'inaugurazione se ne parla. Vedete un po' se è giusto l'atteggiamento passivo di mio padre. Io sono certo che la sera dell'inaugurazione trovo una scusa qualsiasi per non venirci. Perché secondo lui dovevo ammuffire in quello scavamento di Pompei che tiene a rettifilo. Ma faremo i conti fra 5-6 mesi. Quando si accorgerà che io mi sarò accaparrata la migliore clientela di Napoli, mentre il suo negozio peggiorerà sempre più. No! Non ti mettere a dispetto con tuo padre perché ti piglio a schiaffi. Perché io le mani non le tengo.
che tu tieni le mani, l'ho saputo io prima di te. E sai perché te le ho fatte le mani? Per lavorare come ha lavorato tutta la vita tuo padre. Se poi le vuoi usare nel senso che pensi tu, in casa mia non c'è posto per te. Quella è la porta e buona fortuna. Mamma, ma io ho scherzato, sai. Te ne puoi andare. E dove? Dove ci sta gente come te che ti permette di usare le mani come ti pare e piace. Mamma, ti ho pregato che ho scherzato. Rock, vattene, perché sennò trovo un piatto in faccia, sai. Ma Rock l'ha detto così per dire. Ma scusa, mamma, mi sembra un po' esagerato. Ti ho pregato che ho scherzato. Sì, ma adesso è meglio che te ne vai. Lo credo anch'io, è meglio che me ne vado, va. È meglio per chi? È meglio per me, mamma, è meglio per me, siamo d'accordo. Vieni, tu aspetta Giulianella, veramente te ne vuoi andare? Lui lo sa che quando dico croce, è croce. Sì, volevo aspettarla per parlare, per convincerla ancora una volta che la sua idea è sbagliata. Ci siamo lasciati così male, e poi le voglio farti una cosa. Se voi potete aspettare. Io me ne devo andare, eh. Tu sì, tu. Vabbè, state buono, Federico. Senti, senti, lui, senti. Ma ti pare che non conosco mia madre? Se resto qua, il piatto in testa, me lo tira veramente. Meno male che lo sai. Tanto buono, mamma Re, ci vediamo più tardi. Quando Donna Rosa Priore prepara il ragù per la domenica, è meglio tenersi lontani dalla cucina. Ma che ha fatto Giulianella? Per il fatto della televisione. E dovete ringraziare a mia cognata Nenè. È stata lei che ce l'ha messo in testa. E lei è stata che si è preoccupata di conoscere la persona che ha portato Giulianella là sopra a fare questo provino. Ma perché insieme a me non si fa i fatti suoi? Dici che le ragazze di oggi non devono stare senza fare niente. Regine, ma non sta Regine? Toccato, non andò. Regine, metti una parete di carbone e entra la cornacella, va? Signor, papà, ma giusto adesso dovete fare questo servizio. Ma vi mettete in mezzo e non mi fate concludere niente perché io ci metto 5 minuti. Metti una paletta di carbone dentro la cornacella. Metti la paletta di carbone dove vuole lui. Va bene. Questo è il cappello di Peppino. Ma me l'ha detto lui. Dateci un attiratello. Figurati se a me mi piace stare vicino alla cornacella. Don Antonio, i miei rispetti. Ah, buonasera. Buonasera. Chi è? Sono io, Federico Serretta. Ah, bravo. È voluto a giusto lo scaldabagno, ma non oh, bravo. Papà. Ah. Papà, è l'amico di Rocco. Rocco. Lascio capire, no. Calmate, calmate. Non perdete la pazienza. La collera fa male. E beh, quando parlo con me ti ne sembra una pelle di limone in bocca. E voi per capire una cosa ci vuole la mano di Dio, ci avete vuole. Avete ragione voi. Virgì, vieni con me, andiamo dentro. Subito. Permettete? Prego, accomodati, dammelo per te. Brutta gente, figlio mio, brutta gente. Sono ridotti in mezzo ai farisei. Qua quando ce ne stanno, aspettano tutti quanti la morte mia. Don Andò, non lo dite nemmeno per scherzo. No, ma si sbagliano perché io non muoio. Io tengo la salute e la buona volontà di lavorare ancora. Fa piacere, mi piace quella forma di cappello là sopra. Sì, come no. Quale? Quella là, la prima a destra. Questa? No, ho detto la prima, quella è la seconda, vedi, è la prima. Scusate, ho sbagliato. Eccola qua. Grazie tanto, figlio mio, grazie. Ah, fatemelo piacere. Venite un momento qua, per favore. Un momento devo trovarlo. Sì. Soffiate un pochettino qua sotto, altrimenti il fuoco si stutta. Vabbè. Avete sentito mia figlia, E voi per capire una cosa ci vuole la mano di Dio. Che bella educazione, Questo qua dovrebbe parlare, questo qua dovrebbe raccontare le fatiche di Antonio Piscopo. Voi avete incominciato proprio dal niente, Rocco lo dice sempre. Ah, Rocco, E quando mi vuol bene. Parla sempre di voi. Immagino, cresciuto. Vedete, quello è un ragazzo giudizioso e tiene la testa a posto. Quello è il mio ritratto simile a Copone. È furbo e conosce la tattica che ci vuole con la clientela. Vedete, io sono sicuro che col negozio di via Calabritta quel ragazzo si farà una posizione come la feci a Rettifilo. Voi l'avete incominciato? No, io cominciai come lavorando apprendista dentro una putichella a mezzo cannone. Poi mi misi a lavorare per conto mio dentro un palazzo ai banchi nuovi. Poi era aperta una putica sulla stessa strada e poi era aperta al Rettifilo, dove con guadagno e di risparmio di 10 anni fece l'ingrandimento. Piscopo Antonio, cappelleria, 2 entrate, 4 vetrine, aspita. Lo stesso negozio dove l'attuale mio genero ci lavorava dentro in qualità di impiegato e che poi quando si sposò con mia figlia fece la trasformazione perché disse che i cappelli non si vendevano più e diventò piscopo e priore, abbigliamento da uomo e cappelli. Okay. Hai capito? I cappelli. E questo è tutto quello che mi è rimasto del piccolo negozio che misi nel palazzo ai bagni nuovi, un tavolo e i ferri. L'avete conservato per ricordo? No,
l'ho conservato perché mi serve ancora. Voglio dimostrare a mio genero che il cappello, se si sa vendere, si vende ancora. Lo vedete, vedete, a me a Napoli mi chiamavano il re della paglietta. Nel 910 lanciai la paglietta Piscopo, costava 1,50 lire. Teneva tre buchi cerchiati di metallo nero lucido a sinistra del copulino, per far passare l'aria, capite? Poi un cordoncino di seta nera che si appuntava all'occhiello della giacca. Così uno non doveva correre appresso alla paglietta quando una ventata se la portava via. Il giorno di Pasqua, mi dovete credere, non c'era napoletano che non portava in testa la paglietta Piscopo. Toledo era un mare di pagliette bianche. Nel 915 poi lanciai il cappello a cencio. Si piegava come un fazzoletto e si metteva in tasca. Ma quella fu una mossa sbagliata, perché incominciarono a capire che per la strada si poteva andare anche senza cappello. Poi si abituarono. Ah, ma io l'abituo un'altra volta. Adesso sto facendo una cura per i dolori. Appena mi sento un pochettino meglio, apro una botica per conto mio. Perciò avete conservato il tavolo, i ferri e le forme. Precisamente. E lancio il totocappello. Il totocappello. E in che consiste? Vedete, ormai si è capito. Vedete. Il mondo del commercio è diventato una sala da gioco, una bisca. E già, perché la gente allora compra un prodotto quando legge la parola milioni. Dentifrici, calze da donna. Il toto cappello, ecco qua. Voi per esempio comprate un cappello da me, è vero? Allora io vi do una busta. La busta la dovete portare voi. La busta la porto io. No, poi... per piacere non dovete parlare. Se no io mi confondo e non ci raccapezzo niente più. Quello il meccanismo è abbastanza complicato. La busta viene dopo. Nel negozio ci deve essere un notaio e due testimoni. I cappelli non sono tutti della stessa misura, è chiaro, eh? Naturale. Dunque, non sono tutte le stesse misure. Poi adesso non mi ricordo il funzionamento. Si fa una moltiplicazione. Se si moltiplica il numero dei cappelli, no, il numero dei clienti. Non c'è miseria. Adesso non mi sorride. Ho capito. Io non vi ho spiegato niente ancora e voi dite di aver capito. Come avete capito? No, ho capito che l'idea si presta ad un meraviglioso lancio pubblicitario. Già, perché vedete, il cliente può guadagnare anche due gettoni d'oro del valore di 20.000 lire. Caspita! E già, perché le buste vengono chiuse dal notaio. Mi sono ricordato. Quando le buste si aprono... Virgì, cammina piano, altrimenti fai Santa Maria le trastolelle. Lo spiego dopo, se no mia figlia dice che io sono fissato. Sì, ne parleremo dopo. Dove li metti, signor? Mettiamoli qua, Poi vai di là a prendere i piatti per le portate. Quelli che ho lasciato sul tavolo da pranzo. Vabbè. Buonasera, mamma. Oui, buonasera, Giuliana. Buonasera. Buonasera. Ho comperato i colori per dipingere la stoffa. Ho speso tutte le 2.000 lire che mi ha dato papà stamattina. Buonasera. Buonasera, zia Mimè. Che ha detto il medico? Tiene la pressione bassa e un poco di colicistite. Devo mangiare scaldato. E a chi aspetti? Metti questi pacchetti sul tavolo. Abbiamo aggiustato pure l'orologio e mettiamolo qua. Zia Mimè, vi volevo chiedere un favore. Dimmi. Di non scambiare più la mia chiave con la vostra. Don Poppì, stamattina siete usciti prima di me. Quindi vi siete prese voi la chiave mia e non io la vostra. Zia Meme, voi questo servizio lo fate spesso. Ma papì, sei noioso e pignolo. Se l'ho presa non l'ho fatta apposta. E lo hai fatto perché non ci vedi. Quando mi tocca i nervi quando dice così. Io si tende una cosa buona e la vista. Mamma, senza occhiali mi rammenti i pedalini. Sei stato dal medico? Sì, mi ha fatto una visita, come si dice, mamma? Scrupolosa. Scrupolosa. Ha detto che tengo... Che tengo, mamma? Quello che tieni, devi cominciare subito la cura. Queste sono le gocce, le devi prendere dopo i pasti. E queste le compresse, 4 al giorno. Queste sono le iniezioni. Vai in camera 2 e preparati. Adesso faccio bollire l'acqua e ti vengo a fare la puntura. Il medico ha detto che sono un poco doloroso. Tutto sta come si fanno le iniezioni. Mamma tiene la mano delicata. A questo pure gli fai fare la fine di tuo marito. Mio marito aveva l'arteriosclerosi e negli ultimi tempi, mentre diceva una cosa, se la dimenticava. Si rifiutava di fare la cura che dicevo io perché non mi credeva. Intanto io sapevo che a povero uomo si era rimbambito. Se capisci, l'avevi rimbambito tu. Parli, avrei chi ti risponde. Dove sta la siringa, Rosì? Là dentro, Mimè. Giuliana, hai comprato i colori? Sì, zia Mimè. Sì? Un'altra spesa inutile. Ma perché? Ma perché ci vuole pratica. Quando mai hai pittato, tu?
E poi questi sono colori speciali, se non sai come si usano. Stiamo facendo delle prove e Mariolina giù. Sì, va bene, perdete tempo. In questa casa uno che si vuole occupare di qualche cosa perde tempo. E Giulianella ha ragione, scusate. Io non capisco, tu perché ti metti in mezzo ai fatti di Giulianella? Perché non sono la zia io. Ma ci siamo noi che siamo i genitori. Tu sei stata che hai messo in mezzo il fatto di farla presentare come annunciatrice alla televisione. E ho fatto bene. E Federico, il fidanzato, non è della stessa opinione, si sono contrastati. Perché il fidanzato di Giulianella è un ignorante. Sì, a me, io sto qua. Perché non avevo visto. Non so che state qua. O ci state o non ci state, siete ignorante lo stesso. E io vi ringrazio. Giulianella è l'unica in questa casa che quando parla sa quello che dice. Perché ha studiato e si è pigliata la licenza liceale. Rocco il fratello è mezzo analfabeto, come il nonno e suo padre. Io sono mezzo analfabeto. Papì, tu scrivi intelligente con due G e cuore col Q. Io scrivo cuore col Q. In una lettera che mi mandasti da Milano. Vabbè, sotto la penna può sfuggire. Ma che stai dicendo? Quelli sono errori che non si fanno neanche in terza elementare. Ma perché? Per vendere magliette, pedaline e camici ci vuole la laurea in lettere e filosofia. E allora tieniti la posta e lascia parlare a chi sa mettere insieme quattro parole. Perché tu sei la scienziata. Un libro me lo leggo, mi coltivo. Pago una sciocchezza al mese e l'editore mi tiene aggiornato con le pubblicazioni. Così non faccio la mazza quando devo conversare con persone civili. In questa casa invece i giornali si comprano a peso, alla fine di aprile per avvolgere gli abiti d'inverno. Giulianella si vuole creare un avvenire indipendente ed ha ragione, e voi dovreste essere contento di questa sua aspirazione. Scusate, all'avvenire della famiglia ci devo pensare io. Ecco, ci devo pensare io. E allora dovete sposare una donna che non pensa o che finge di non pensare per poter dire dopo il matrimonio finalmente un fesse marito che mi mantiene l'ho trovato. Il cellophane non è stato inventato per avvolgere le mogli e metterle sedute sui divani e sulle poltrone. Per fortuna o per disgrazia, l'epoca delle sovrastrutture convenzionali è finita. Voi volete coniugare il verbo essere a vostro uso e consumo. Io sono, perché io sono. Tu sarai se lo voglio io. Egli sarà se mi farà comodo. Eh no, qua ci dobbiamo mettere bene in testa tutti quanti, che il verbo essere ha una legge precisa e si può coniugare in una sola maniera. Io sono, tu sei, egli è. Compratevi il gatto pazzo! Non ti lascia parlare. Lei è la scienziata, noi siamo una massa di ignoranti. Ma io non dico che dopo il matrimonio la mia volontà debba nettamente prevalere sulla tua. Ma un giudizio su quello che vuoi fare o non vuoi fare, devo avere il diritto di esprimerlo anch'io. Con il ragionamento stabiliremo il punto di contatto, ma il contraddittorio me lo devi concedere. E se no la dittatrice della situazione diventi tu. Dico bene? Ma io non lo so proprio. Quando mi hai lasciata bruscamente per la strada, non mi hai dato il tempo neppure di dirti, Giuliane, che il fatto della televisione è superato. Io tengo un amico là sopra. Sono stato ad informarmi per sapere il risultato del tuo provino. Eccolo qua. Il provino non è riuscito. Video poco telegenico, pronuncia decisamente dialettale. Leggi tu stesso. È stato un tentativo, non è riuscito. Saluto a noi. Tutte le cose si sottopongono ad una prova per avere una certa sicurezza della buona riuscita. I saggi allora perché si danno? Due persone che si vogliono sposare perché si fidanzano? Per fare il provino. E mi dispiace dirti che il nostro non è riuscito e che mi considero libera da ogni impegno preso con te. Ma dici sul serio? Continua a considerarmi un essere che quando parla lo ha fatto tanto per aprire la bocca. Mamma, io me ne scendo da Mariolina per provare i colori, E non ci puoi andare più tardi? No, me ne scendo pure perché qua c'è sta un puzzo di cipolla che mi fa venire mal di testa. Buonasera. E aspetta, Giuliane, te ne vai così, senza rivolgermi nemmeno uno sguardo. Giuliane, io tengo le lacrime agli occhi. Vai dal tuo amico che sta alla televisione, ti fai prestare il fazzoletto da lui. Buonasera. Ma no, signore, Giulianella vi vuole bene. È rimasta un poco dispiaciuta per il fatto del provino. Donna Rolo, io da un momento all'altro mi sono visto un estraneo in questa casa. Me ne voglio andare, forse. Ma aspettate, sentite a me. Adesso Giulianella ci ragiona sopra e quando sale fate pace. Sì, sì, ma io l'ho vista troppo decisa. Voi che ne dite, Don Pippì? No, io con mia figlia e zia Memè non ci voglio avere a che fare. Una rosa?
Onaro! Onaro, scusate, Onaro, il solito favore, ho portato il camice, te lo metto qua su questa sedia. Don Raffaele, voi con questo vestito di Pulcinella siete un'afflizione. Come sarebbe? Quando dovete fare questa recita domenicale, da lunedì togliete la salute alla gente. La maglia di lana rossa, i pedalini, il camice si deve lavare e stirare. Vabbè, Donaro, siamo d'accordo, ma io non recito tutte le domeniche. Per grazia di Dio, e se no ci sarebbe da impazzire. Ma chi te lo fa fare? Oramai non sei più un ragazzo, c'hai un posto serio in banca, ti metti a fare il dilettante, il pulcinella, a recitare. Sono cose che si fanno da giovanissimo, oramai sei un uomo, lascia perdere. Pepi, se fosse per me l'addio al teatro lo avrei già dato da un pezzo. E a chi aspetta? E sono i colleghi della banca che non mi danno pace, che insistono. Se non ci sei tu, la recita non si può fare. E non si fa. Il pubblico ti vuole, il pulcinella chi lo sa fare. E d'altra parte, caro mio, hanno perfettamente ragione. Io 3 settimane fa recitai una dama bianca che ha fatto parlare Napoli, hai capito? Del resto, Peppi, non lo dico per mandarmi, guarda, qui ci sono le critiche che parlano chiaro, eccole qua. Lascia stare. No, perché lascia stare? Devi sentire invece. Poi, questo è il mattino, sta a sentire. Raffaele Priore, nel ruolo di Pulcinella, ci ha dato un'altra prova del suo amore e del suo attaccamento per il teatro classico napoletano. Amore e attaccamento? Sì, senti quest'altro, è ancora più significativo, senti. Apprezziamo lo sforzo che compie Raffaele Priore ogni qualvolta indossa l'immacolata casacca per tentare di far rivivere i bei tempi del glorioso San Carlino. Per tentare? E ti pare che all'età tua uno si mette a fare i tentativi? E lasciami finire, lasciami andare in fondo, non è finito. Dunque, poi dice, egli sono io. Egli sei tu. E senza dubbio l'ultimo Pulcinella. E io lì? Bravo. E del resto, più guarda, là sta Don Federico, poi domanda a lui, informati. Don Federico? Scusate, Don Federico, voi mi avete sentito recitare, vero? Il mese scorso siete venuto all'Accademia Antonio Petito, rappresentavamo Inferno, Purgatorio e Paradiso. Don Federico, ci veniste assieme a Giulianella. È venuto, dove sta? Ma quella adesso se n'è andata, fra una mezz'oretta la vedrete tornare. Onorò, scusate, allora siamo d'accordo, me lo stirate il camice? Adesso non tengo tempo, Don Raffaele. Va bene, io non ho detto adesso, lo dico domani, con comodo, Me lo stirate come sapete stirare voi e me lo mettete come al solito sul letto in camera mia. Va conto? Va bene, contate. Grazie mille. E adesso scusatemi, me ne vado perché i colleghi mi aspettano per la prova, Buonasera. Buonasera. Come? Non ho capito, Peppino, non ho capito. Niente. No, avete domandato il titolo del lavoro che stiamo provando? No. Sì, voglio dire, la commedia che rappresentiamo domani sera. No. Mi era sembrato. Lo volete sapere? No. Buonasera, papì, state a bocca. Forse è meglio che me ne vada, donna Rosa. Ma no, signora, aspettate. Al grande attore, all'ultimo Pulcinella. No, ok, sì, ma che dire, ma io non sono l'ultimo Pulcinella, io sono l'ultimo di tutti. Buonasera. Bella del solito. Non si volete confondere. No, voglio dire soltanto la verità. Quante volte ho pregato vostro marito di farvi prendere parte a qualche recita organizzata dal nostro complesso? Sì. Voi scherzate sempre. Buonasera. Buonasera. Don Peppino vi saluto. Salute a voi. Signora Elena, scusate. Voi avete la taglia perfetta della prima attrice. Mia moglie. Del resto, guardate, come stiamo combinati in famiglia, potremmo organizzare la più grande compagnia di prosa napoletana. È vero. Certo, ci siamo tutti. State attento, ragione, guarda, la signora Elena... Prima attrice. Sì, a me e mia sorella, caratterista comica. Sì, bene. Oh, Donna Rosa, poi, madre nobile. Sì. Naturalmente Giulianella l'ingenua. Federico, attore giovane. Oh, Federico. Buonasera. La servetta. Eccomi qua. Eccola là. Ah, mio fratello, poi, generico primario e parti sostenuto. Amore di Lassadori. Attilio, mio nipote, il mamo. E Don Luigi, il Pulcinella. Io? Come no? Oh, scusate, perché proprio io? Il vostro fratello? Come lui è l'ultimo Pulcinella? Lo crede lui. Ma se si rendesse conto di quali panni veste qualche persona di mia conoscenza, si accorgerebbe subito che lui, come Pulcinella, è il penultimo. Buono questo, buono. Le vostre battute hanno sempre un significato satirico e un mordente di primissimo ordine. Io quando vi sento parlare, vi spasso un fottiglio. E spassatevi. Adesso io me ne vado, se no veramente faccio tardi. Sì. Buonasera, signora. Buonasera. Ci vediamo domani. Come Donna Rosa ci ha invitati per il domenicale da Gusto. Siete dei nostri. Come a domani. Arrivederci. A tutti, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Adesso indovinate in questo pacchetto che cosa ci sta. No, tu stai zitta, abbi pazienza. Vedere se Donna Rosa indovina. Indovinate? Io? Che ne so, ragioni. L'altra sera che dicesti che avevate piacere di mangiare?
L'altra sera. No, non mi ricordo. Si parlava di cucina napoletana, di specialità, voi diceste non so da quanto tempo non li mangio. Sì. Come? Ma noi parlammo di tante pietanze. Dillo tu, parla. Lo fa pure con me quando porto una cosa. Ma perché devi torturare Donna Rosa? Don Peppino, indovinate voi. E volete torturare me? Io vi lascio e me ne vado. Io se vi dico quello che ci sta qua dentro, non me ne andate più. Abbiamo comprato i polipi piccoli, quelli che piacciono tanto a Donna Rosa. Quelli che si fanno affogati, ecco, con olive e capperi. Quelli da fare un solo boccone. Io ho portato pure i capperi, le olive, i pignoli. Come devo fare con voi, ragionie, come devo fare? E li devo cucinare io. Certo. Adesso Donna Rosa mi dà un grembiule, è perché se no vi sporchi il vestito, chi la serve a mia moglie? E in due minuti li preparo e li metto a cuocere. Ecco qua il grembiule e vediamo che sapete fare. Se non cucinate bene, Donna Rosa, ma voi che cosa? Tu stai zitto e fammi da sguattere, hai capito? Oh, datevi l'olio, tre spicchi d'aglio e un ciuffo di prezzemolo. Il pignatello l'ho portato io. Avete portato pure il pignatello? E voi volete cucinare i polipi affogati senza il pignatello di Greta? Abbiamo girato mezza Napoli per trovare la misura giusta. Donna Rosa, sentite che odore, sentite che fragranza, okay, sentite. Come se si mettesse il naso negli scogli. È mare. Don Peppino, sentite pure voi. Sono fresco. Sono vivi. Donna Rosa, io il pignatello l'ho fatto pulire con l'acqua di mare, poi l'ho fatto asciugare, vedete? È venuto lucido come un brillante. Quando è bollito. Datemi l'olio. Ecco. No, ragionier, che fa? Ma che fa? Come voglio? Ma quello, il pignatello è nuovo. Se voi lo mettete sul fuoco così come lo avete comprato, si spacca. Mettete qua. Guardate, ragionier, ci vuole l'aglio. Qualunque utensile di terra cotta, se non si strofina l'aglio sotto prima di usarlo, non dura niente, neanche 3 giorni. Hai visto? Donna Rosa ti ha dato la lezione. Non avete ragione, c'è sempre da imparare, sempre. Beh, io me ne vado sopra, Sì, cara, sì, ci vediamo tra 10 minuti, sai, io li preparo e li metto sul fuoco, per il resto poi Donna Rosa è maestra, sa benissimo che debbono cuocere lentamente. Andiamo a messa insieme domani? Io vado alla messa delle 8, voi non vi svegliate per quell'ora. E per una volta potete venire con me a quella delle 11. E tutto quello che c'è da fare in casa chi lo fa? E io vi volevo vedere addosso il golf turchese. E domani voi non venite a pranzo? E quante volte si parla? Si capisce che veniamo a pranzo? Io già sto pregustando da 3 giorni il ragù di Donna Rosa Priore. E vuol dire che io il golf me lo metto per il pranzo di domani. Oh, quel golf lo compra io, lo sapete? Oh, vero? Già. Ah, sì, e quando mi serve una cosa la faccio prendere a lui. No, io non ho pazienza. Lui invece è pignolo, sceglie, sa trattare il prezzo. Sì, e poi non per dire, me ne intendo, E no, guardate, siccome mia moglie voleva farvi un'attenzione per le continue gentilezze che fate voi a lei, così dissi, io vorrei comprare un golf a Donna Rosa, Io mi ricordai che una sera parlando voi diceste che il colore turchese vi piaceva assai. Sì. Uno è privo di parlare che voi subito incidete il disco. Perché è una persona come si deve, il ragioniere, è piena di attenzione per gli amici. Ah, non per tutti. Per voi, Donna Rosa, io vi getterei nel fuoco perché siete una donna completa. Non si sta una persona che invidia sta persona uguale. Non ti prendere collera? No. Ma no, Elena, non ti prendere collera perché tu pure hai molte qualità positive, ma insomma, Donna Rosa è una moglie completa. E permettete, buonasera, va? Ve ne andate? Sì, me ne vado. Ve ne andate? Non sopporto la puzza dei polipi. Me la chiamate puzza questa? Poi sono stanco e insofferente, permettete. Sentite? Non vi solletica nemmeno l'idea di una scopa mano a mano? No. A bruciare? Sì. Siccome la settimana scorsa vedo 4 punti di vantaggio, lo faccio vincere. Ragionie, voi siete belle e care, ma avete un solo difetto. Non sapete mai quando è il caso di insistere in uno scherzo e quando invece la dovete smettere per rispettare la stanchezza e la insofferenza altrui. Ma Luigi non credeva di urtarvi fino a questo punto. Scusate signora Elena, ma sapete, mi fa la luna. Se vi fa la luna, come dite voi, noi ce ne andiamo e ci vediamo domani, sperando che la luna vi sia passata. Speriamo. Scusate, signor. No, ma per carità, quello mio marito è sempre un poco invadente. No, è così, io lo ammetto e chiedo scusa. Mi dispiace che il cavaliere non sta del solito umore. Che bello che volete fare. E lo dovete perdonare, ma sapete, i negozi, gli affari, gli affari, gli negozi. Sì, poi sta pure stanco, ha bisogno di riposarsi un po'. Certo. Ce ne possiamo pure salire, sa? Io me ne vengo con te, ho fatto tutto, i polli li ho conditi, basta metterli sul fuoco lento e farli pettiare fino a quando si è consumata l'acqua. State tranquilli. Sono nelle vostre mani, Donna Rosa. Buonasera. Andiamo, caro. Stai comodo. Che dite, Donna Rosa, aspetto ancora. No, Federico, fate come meglio vi piace. Qua non possiamo perdere la testa con voi. E me ne vado. La Madonna vi accompagni. Domani non vengo a pranzo e non mangio nemmeno a casa mia. Avevo già detto a mia madre che la domenica la venivo a passare da voi. Me ne andrò in ristorante.
Beato voi, beato voi. Prima di comunicare in famiglia che ho litigato con Giulianella, ci voglio pensare bene. Sì, sì, bravo, pensateci bene. Che dite, donna Rò, domani mi metto davanti alla porta della chiesa per vedere se quando passa Giulianella mi saluta o no? Sì, fate bene, vi mettete vicino a quello che chiede l'elemosina. Buonasera. Buonasera. Ma insomma, ti sembra generoso il modo di come hai trattato questo povero giovane? Guardate, adesso il cavaliere Peppino Priore ha fatto scrupolo. Tu hai trattato i signori imbarati come la sporta del tarallaio. Non ti controlli più. Ma che dici? Che significa non ti controlli più? Tu mi capisci? No, io non capisco. No. Sei tu che ti devi spiegare. Io capisco soltanto che tutto quello che faccio in casa è perduto. Avete capito, non va più? Io non voglio più combattere con i figli, i parenti, la pazienza ha un limite. Ma Roma? State zitto tu, che state? Qua, oi, tutta la vita mia qua dentro, a fare la serva, a servire tutta la famiglia come una vaiassa. Ma chi te lo fa fare? Senza riconoscenza da parte di nessuno, avete sentito? Chi te lo fa fare? Ma si può sapere che è successo? Ci stiamo preparando per la domenica. No, ci siamo permessi di toccare i signori imparato. Ma mi devono tagliare le mani, mi devono tagliare le mani, se metto più piedi in cucina, anche capito? Figuriamoci, Anna Roma, ce lo metti, non ce lo metti il piede in cucina, ma che me ne importa, a me mi devi credere, io in questa casa sono trattato come l'ultimo di tutti, che allora mi tratta come se io fossi un servitore. Mia figlia sente il puzzo di cipolla, sì. Quello scostumato di suo fratello l'ho dovuto mettere a posto, sì, se no lo portava all'ospedale su un piatto in faccia. Sì, si è sentitela, che vipera che è diventata. Mio marito non esiste più in casa, sta mandando la bottega sotto sopra. E questo è niente, questo è niente, vedrai quello che sarò capace di fare per l'avvenire. Ma la cucina non esiste più per me. Figuriamoci, ma per me non esiste più la casa. Io so benissimo come posso passare la serata e come posso passare pure la domenica. E senza tanta chiacchiera, senza tanta chiacchiera, perché Don Peppino Priore è un uomo troppo serio, onesto e conosciuto per provocare il ridicolo sulle sue spalle. Oh, il cappello e me ne scendo. Dove sta il cappello mio? Ehi, ma muoviti, dove sta? Sta là. Il cappello, eccolo qua. Questo non è mio. Il buono. Sì, è mio. E non mi entra. Sì, è mio. Vabbè, abbiamo capito. Questo è un altro cappello rovinato da mio suocero e usciamo senza cappello. Ma tu veramente te ne vuoi andare? Ma sta a me, sta a capo, lo sta. Buonasera, state bene. Tu non sai niente? No, signore. Ma io mi domando se questa è civiltà. È semplicemente nauseante il modo di comportarsi di questa gente, compreso mio fratello. Già, tutto dipende dall'educazione. Virgi, tu te ne puoi andare. Subito, signore. Se domani nessuno vuole cucinare, cucino io. Io devo mangiare scaldato. Buonasera, signor. Buonasera. Vieni a te. Andiamocene a letto. Vengo, mamma. Mm-hmm.
Mannaccia la capa del ciuccio, mannaccia. Cadie, quando ti dico una cosa, tu non la devi mettere in dubbio. Ma non mi permetterei. Io sono venuto di domenica per servire. Oh, è questo il brutto difetto che tiro tu. Rispondi sempre così, a capo di ombrello. Come sapete? Io ti sto dicendo che il campione lo tengo in mano, lo vedi? Sì. Lo vedi? Sì, lo vedi. Non risponde alla stoffa che tu hai usato per farmi vestire. Beh. E tu rispondi, sono venuto di domenica per servirti. Che c'entra? Ma pure se fosse stata Natale, Pasqua, di qualunque festività sarei venuto lo stesso, no? Ma che c'entra Pasqua e Natale? Ma io voglio dire che io ci tengo al cliente. Vi pare che voi scegliete il campione e vi faccio il vestito con una stoffa differente? E così hai fatto. Ho fatto così. Oh, ma benvenuti, c'è. Guarda, il campione lo tengo in mano, guarda. La stessa trama, la stessa tessitura, ma è un po' più chiaro. Ma non può essere, non andò. Ma viene alla capatosto. Vieni qua, vieni alla luce. Vieni al balcone. Fatemi vedere. Vieni qua. Lo vedi? Lo vedi? Ma è una vostra impressione, non andò, scusate. Allora io mi sono rimambito. Cadì che me le faccia che la butto dal balcone. Ah, tu a me non mi conosci. Ma no, signore, voi il campione lo avete lasciato in camera vostra, sul comò che sta vicino al balcone. E con questo? Il sole lo ha sbiadito. Infatti voi lo vedete più chiaro. Ah, lo vedo più chiaro, eh? Eh già. Quando andò io vi ho fatto una giacca che vi sta una pittura. Vabbè, mi devi fare due spacchetti dietro all'inglese. Volete due spacchetti? Ma perché, ti dispiace? No, ma mi sembrano un poco affettati. Il vestito me lo devo mettere io e non tu. Troppo giusto. Adesso vi faccio i segni col gesto, Uno di qua e un altro di là. Va bene così? Va bene, va bene. Ma è inutile che guardate, la giacca non fa un difetto. L'ho tagliata e l'ho cucita con la mano del cuore. Domani lavoro tutta la giornata e dopo domani vi porto il vestito completo. Vieni, Virginia, metti i tovaglioli nei piatti. Mette. Guardate, se questo è il posto dove mettere una giacca con un malaugurio di panno nero, guardate. Vi devo misurare il vestito. E quale lo dovete misurare, né papà? La camera vostra, che la tenete a fare? Là c'è pure lo specchio. Ma don Antonio mi ha detto, è meglio che me la misuro qua. Perché qua c'è il balcone e ogni tanto mi affaccio per vedere se arriva Rocco. Ma la giacca non tiene un difetto. Signora Rosa, dateci un occhio voi. Ah, no, me lo deve vedere addosso Rocco. Ma io me ne devo andare, non posso aspettare. Vuol dire che tu non tornerai. Allora non ve lo posso consegnare per dopo domani. No, tu aspetti. Oh, perché a me il vestito mi serve per l'inaugurazione del negozio suo in via Calabitto. E lui me lo deve vedere addosso se ci sono difetti. Aspettiamo. La stoffa non la fece scegliere a lui. Sì, sì. Rocco è un ragazzo che sa vestire e il gusto suo non lo tiene nessuno. E lui mi disse di faccio fare i spacchetti dietro alla giacca. Tanto che io disse, ma può essere una cosa azzardata. Quando mai, rispose lui, a Londra quando più vecchi sono, più vestono da giovani e nessuno dice niente. Che fanno a Londra? Se fanno i fatti loro. Capì? Se non viene mi ripeto tu da qua non te ne vai. Donando, voi è inutile che l'aspettate. Signorino Rocca ieri sera ha risposto malamente a Donna Rosa. E quando è uscito questa mattina non mi è venuto nemmeno a salutare. Ma che carattere serio che tiene quel ragazzo. Quando è venuto a salutarmi stamattina in camera mia, perché a me mi ha salutato, come fa tutte le mattine, non mi ha detto una parola di quello che è successo, ma che ha fatto. È scostumato e non si permettesse di sedere a tavola oggi. E oggi è domenica. O domenica o lunedì, io a tavola non lo voglio, va bene? E lui lo sapeva. Lo sapeva che oggi non doveva venire a mangiare qua. Perciò quando mi è venuto a baciare stamattina, perché a me mi viene a baciare tutte le mattine prima di uscire, mi bacia qua, ha baciato quattro volte. Due di qua e due di qua. E non mi ha detto niente per non darmi un dispiacere. Quanto è bello. Beh, sentite, adesso è 1:30. Alle 2 ci mettiamo a tavola. Io sto in camera mia. Quando mi venite a chiamare per pranzo, se Rocco non è seduto a tavola, è inutile che mi chiamate. Questo è il cappello tuo? Sì. Beh, abbia pazienza, oggi non tengo tempo. La prossima volta che vieni te lo rimetto a nuovo. Grazie. Papà, voi è bene che ve lo mettete in testa. Rocco non ha rispetto per nessuno. A me mi rispetta. No, a voi vi tiene fatto. Già. E se ne approfitta della vostra protezione per fare il comodo suo. A voi vi è venuto a baciare quattro volte stamattina. Sì, sì. E da me non si è fatto vedere neanche per dirmi schiatta. E ha fatto bene. Ha fatto bene. E quando lo vedi invece di quattro ce ne do 8 di baci per come sei regolato. Tu tieni un carattere impossibile. Se ti veniva a salutare, lo cacciavi via un'altra volta. Non è venuto, è scostumato e non deve sedere a tavola. Sentite, ve l'ho detto tante volte, che quello che voi fate a Rocco lo fate a me. Quel povero ragazzo si vede oppresso in questa casa. Tu lo maltratti sempre dalla mattina alla sera perché sei superba e ti credi una patria eterna. E lui lo sevizia in malafede. Io? Sì, sì. Come? Io sì, lo sevizio in malafede? Sì, sì, per l'invidia. Ma che stai bene. Secondo voi io sono invidioso di mio figlio? Perché è intelligente, furbo e simpatico. Questo mi può fare solamente piacere. Ah, ma non vi possono fare piacere le idee moderne del ragazzo e il desiderio di farci strada che tiene?
E mo vanno le scarpe strette perché sta mettendo su un negozio signorile in via Calabritto. Che c'entra, se sono stato contrario, perché un negozio nuovo in una strada aristocratica come quella è un pericolo che in questo momento non potevamo correre. No, no, perché vi faceva comodo venirvi, Rocco, che vi mandava avanti il negozio del rettifilo, pigliandovi voi tutto il merito della sua capacità. Vabbè, siete ingiusti, scusate. Ah, ingiusti, sì. E vi compatisco solamente perché quando parlate di Rocco non ci vedete più. Già, già. Ma che bisogno aveva di mettere un negozio nuovo quando al rettifilo gli affari vanno benissimo? Il negozio del rettifilo non è più all'altezza dei tempi. No, scusate papà, quando 26 anni fa io presi nelle mani le redini del negozio e vi dissi che i cappelli non si vendevano più come una volta, per cui bisognava trasformarlo in articoli di abbigliamento per uomo e cappelli, voi l'altro poco facevate correre i carabinieri e non ci volle poco per convincervi. Mo che si tratta di Rocco tutto va bene e nessuno lo deve contraddire. Non tutti possono fare i cappellari. Ah, sì? E voi non vi sentivate all'altezza di vendere solo cappelli? Già. Io vi consegnai a quell'epoca una ditta accreditata, Cappelleria Piscopo, e voi dovevate lasciarla com'era. E invece un bel giorno io scendo e trovo scritto sopra la mostra Piscopo e Priore, abbigliamento da uomo e cappelli. Ma faciste la grazia di venire pure la parola cappelli. E adesso il veleno ve lo dava vostro figlio. Rocco vuole un negozio suo dove farà da padrone e non da dipendente. Ma che c'entra il dipendente? Se sono stato contrario è perché la clientela del rettifilo è costituita da borghesucci, è tutta provincia. Vabbè, e a Calabritto si tratta di aristocrazia, sono tutti signori, come se la sbriga? Se la sbriga perché i signori di via Calabritto si sentiranno onorati di servizi da Rocco. Rocco è stato a Londra, e a Londra l'ho mandato io con i soldi miei. Bravo, bravo. I soldi che ha speso per aprire il negozio di via Calabrita, anche io glielo ho dato. E avete fatto bene. Sì, perché i soldi è te. Bravo, bravo. È stato d'accordo perché posso andare alle mostre a tutti quanti. E se lo faccio senza rimorso. Voi fate del male a me. E lo faccio a voi. Ma scusate, papà, chi vi sente? Ma come noi vi facciamo del male? Sì, lo fate del male. Lo fate del male, perché sapete che quel ragazzo è l'unica mia debolezza. E io non ho cercato di farvelo capire. No, perché ve l'ho detto chiaramente, apertamente ve l'ho detto. E siete cattivi, siete. Perché il male che fate a me facendo male a lui, lo fate consapevolmente, lo fate. Ed è per questo che siete cattivi. Ma calmatevi, ma... Calmatevi. Ah, vabbè. Ho lavorato una vita intera, E se oggi vi potete mettere a tavola per mangiare un piatto di maccherone sicuro, dovete ringraziare a me, a Don Antonio Piscopo. Certamente. Beh, sentite, non toccate Rocco. Io vado in camera mia e aspetto. Quello che dovete fare lo sapete. Se a tavola non siete Rocco, non siete neanche Don Antonio Piscopo. Ma vedete se sono ragionamenti da farsi. Ma non ci fate caso. Adesso sapete che faccio, me ne vado e faccio un'altra scappata stasera. Se no non lo posso finire. Se il vestito non lo vede prima il signorino Rocco, io lo so, Don Antonio non se lo mette. Ah, lo trovi il signorino Rocco stasera? Lo domandi a me, domandalo a Donna Rosa. Donna Rosa non fa niente, vuole essere lasciata in pace. Vieni Virginia, andiamo a lavare l'insalata. Vengo. Allora faccio un'altra scappata adesso sì. Bravo, bravo. Ma Donna Rosa sta di cattivo mu. Cadie, se non fosse domenica e se non avessi i figli me ne andrei a mangiare in campagna. Me ne andrei a Secondigliano, mi ricorderei delle specie antiche. Va bene, voi siete un uomo di casa. Sì. Permettete? Prego. Buona giornata. Arrivederci. Sta salendo la signora e me con il signorino, hanno chiamato dal cortile. Bravo. E ci stanno pure i signori imparato. Un ragioniere. Signori, un ragioniere con la moglie. Figuriamoci, quello è il primo ad arrivare. Accomodatevi, ragioniere, accomodatevi. Accomodatevi. Grazie, buongiorno. Avete portato il dolce, bravo. No, è io che sono portato a Donna Rosa e lo devo consegnare nelle sue mani. Bravo. Cavaliere, la grazia vostra. Siete addirittura euforico. La domenica mi mette un'allegria addosso che non vi posso dire. Bravo. Io comincio il lunedì a pensare alla gioia che mi deve dare la domenica che viene. E voi invece siete di cattivo umore pure oggi. Non come domani. Il cattivo umore però non vi deve far dimenticare di salutare gli amici che vi vogliono bene. Scusate, signora Elena, buongiorno, buona domenica. E Donna Rosa dove sta? Dove sta? Sta in cucina. Lasciatela stare, che quando sta là non vuole essere molestato, lo sapete. Sta preparando il pranzo per voi. Sì.
Per me solamente, per tutti quanti. Per tutti quanti. Ma io la devo disturbare per forza, perché io devo andare in cucina a vedere se i polipi sono venuti come dico io. Ah, già. E poi le devo fare omaggio di questa cassata e il dolce che piace a lei. E non crede che se lo deve mangiare tutto mia cognata? Io l'ho portato a lei, si capisce che poi a tavola lo gusteranno pure gli altri. La sera, parlando di dolci, Donna Rosa disse che usciva pazza per la cassata alla siciliana. Voi ve ne siete ricordate e l'avete comprata. Brava. Ma perché a voi non fa piacere che io mi ricordi le cose? No, mi dispiace che non vi ricordate di certe altre cose. Beh, per esempio? Che Donna Rosa tiene un marito che sono io. Lo dicevate a me, no? La cassata la compravo io, non vi pigliavate questo disturbo. E allora mi private del piacere di fare un'attenzione a Donna Rosa, scusate. Ma voi la cassata vi piace? Non ci faccio folla. Ah. Io tengo un poco di colite, non so se la cassata alla siciliana la posso mangiare. Sto in cura. Ma oggi è domenica. Mamma, la posso mangiare la cassata alla siciliana? Un pezzettino? Un pezzettino. Sì. Permettete, io vado a vedere i polipi che fanno, Tu vieni a metterti la giacca da casa, se no a tavola ti rovini tutto l'abito buono. Così ti faccio pure la puntura. Me l'hai fatta stamattina. Ti do le pillole. Me le devo prendere a tavola dopo i pasti. Io non ricordo che ti devo fare. Fagli la trapanazione del cranio. Questo è lo spirito domenicale di mio fratello. Vieni. Sì, Peppi, voi la prendete sempre a scherzo a mamma. Quella mamma è pratica perché ha curato la buonanima di papà fino all'ultimo. Già. Se non moriva, povero papà, mamma non lo lasciava. Fatevi fare una puntura da mamma e vedete se sentite l'ago. Sì, le fa bene, le fa bene. Il gelone a zia Rosina chi ce li ha curati? Non ce li ha curati mamma. Mamma. Chi se ne è accorto che voi tenevate il fegato malato? Non se ne è accorta mamma che dite che ci avevate gli occhi gialli. Gli occhi gialli, già. Mamma legge i libri. Voi la prendete a scherzo. Povero figlio, è tanto buono. Per il negozio sarebbe stato utile, ma che la madre l'ha imbalsamato. Alle volte per il troppo affetto. Figlio unico. Già. Don Peppi. Dite. Don Peppi. Voi a mio marito lo dovete prendere com'è. È un poco esuberante e alle volte si rende noioso per il modo di come prende a cuore l'amicizia. Vi garantisco però che per la vostra famiglia si farebbe uccidere. Sì. Io me ne sono accorta. Voi non lo trattate più come al principio della nostra amicizia. Lui non ha il coraggio di dirvelo, ma con me ha parlato. Appunto ieri sera, quando salimmo sopra, mi disse: sono veramente addolorato di come mi tratta il cavaliere da un po' di tempo a questa parte. Io non voglio appesantire la cosa perché lui ha un carattere sensibile e se gli dicevo che io pure avevo avuto la stessa impressione sarebbe stato capace di mettersi a piangere. Ma a me lo potete dire? Che avete contro di lui? Niente, non vi preoccupate, non... è questione che non sono sempre dello stesso umore, ecco. Non vi volete confidare con me? Lasciamo stare la... Mi dovete perdonare, Don Peppi. Mi accorgo di aver toccato un tasto molto doloroso per voi. Non ne parliamo più. Mi dovete promettere, però, che se nello stato d'animo in cui vi trovate c'entra in minima parte pure mio marito, sarete voi stesso a parlarmene. No, no, non adesso. Dopo pranzo, domani, dopodomani. Quando volete voi. Vi direi cose che voi forse già sapete e che sanno tutti quanti. Io vi giuro che non so niente. No? E dal momento che vi trovate in questo stato di grazia, perché dovrei essere proprio io a farvelo perdere? Non capisco. Meglio così, meglio così. Se non sono rose, non fioriranno, ma ho l'impressione che siano proprio rose e con molte spine. Continuo a non capire. Che peccato, niente da fare. Niente da fare, si devono solamente buttare. Come diavolo sarà successo, non lo so. Ma che cosa è stato? I polipi. Ho trovato il pignatillo pieno d'acqua fino all'orlo e non è nemmeno acqua pulita perché i polipi galleggiano in mezzo a pezzettini di carbone, fiammiferi stutati di cucina. Ah, c'è stato pure l'angolo strappato di una cartolina postale con il francobollo che si è scollato, non lo so, ma si vede una cosa proprio fatta apposta. Io in cucina non sono proprio entrato. Voi? Che c'entrate voi, Don Peppino? Proprio, che dici? Siete stato voi. Io? Voi? Angelina, ma voi sentite bene?
Ma dico così alle volte per scherzare, non ma per che scherzare. Io sono una persona seria, vado in cucina e scherzo con i polli. Ma ti pare che sono scherzi da farsi? Sì. Sarebbe stato uno sbaglio. Già, uno sbaglio, fosse stato per i risbatata. Ma che ne so, domandate a qualcuno. Sì, che sì, ne so. Non è il caso. La cameriera. Non vai a salutare donna Rosa, quella sta così dispiaciuta per il fatto dei polli. Sì, sì, e vado subito. Permesso. Prego, prego. Che sole, eh? Stanno facendo delle giornate magnifiche, una presso l'altra, non sembra mai inverno. Una primavera. Buongiorno, signor Mello. Buongiorno, signor Mello. Sì, ma ci siamo qui a salutare. Sì, ma guardando deve venire a farlo qua, non mi preoccupare. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Signor Migliore, omaggi devoti. Caro ingegnere. Caro Luigi. Caro ingegnere, che avete là? Che avete? Che è il dolce per mamma? Il dolce che lei preferisce a qualunque altro, la cassata alla siciliana. Oh, guardate, io pure l'ho portata la cassata alla siciliana. Ma adesso la mia passa in seconda linea perché troverà certamente più saporita quella del figlio. Ma l'ospite aspetta la precedenza. Dite. Io vado a salutare mamma. Robè, vieni con me. Eccomi, scusate, ragioniere. Prego, prego. No, a te, non ti preoccupare. Tu te ne vieni con me. Lo spettacolo è magnifico, eh? Salve ragioniere. Allora, caffè. E quando è finito ce ne torniamo assieme. Ma zio Raffè, l'altra volta non mi ricordo che recitavate. Beh? Mi scocciai un poco per la verità. E l'altra volta io avevo una piccola parte, un lavoro drammatico e recitavo senza maschera. Io voglio vedere come fate il Pulcinella. Sì, e oggi lo faccio, stai tranquillo. Avete la maschera? Ah, oggi, ah, sì, ah. Oggi. Siamo me? Guarda che a Tino me lo porto con me, Non fate tardi però. No, appena finisce la rappresentazione ce ne torniamo a casa. Va bene. Virginia? Dite! Senti, è pronto per me? Sì, signore! Prepara pure per Attilio. Signorina Attilio viene con voi! Certo, Attilio viene con me. Viene. Dorate, ma quando recitate dovete mangiare prima? Per forza, specialmente quando devo fare il Pulcinella. Io col mangiare sullo stomaco non potrei né saltare né ballare. Hai ragione, devo mangiare pochissimo, Non so, una frittata di due uova, un'insalata e una frutta. E non bevo. Voi dovete rinunziare al pranzo domenicale, voglio dire, in compagnia di tutta la famiglia. Sì, va bene, ma non sempre. Non sempre. Io non recito tutte le domeniche. Questa è la maschera, vero? Questa è una delle buone. Ehi, io la comprai da un vecchio attore che si trovava in bisogno. Questa, ragioni, è stata ricavata dal capo di Antonio Petito, del celebre Antonio Petito. Il grande Antonio Petito. Proprio. Aspido. Dal cavo. Sì, sì, dal cavo di legno. Di legno. Questa piange, ride, ironizza, ama, implora, odia. Ah sì? Certo, dipende dalla forza espressiva dell'attore. Guardate, guarda, mettetemi la maschera. Sì, sì, voglio vedere. Ecco. Oh, ma state bene. Sì, ridete, ridete. Sì, sì, sì. No, dico ridete, ridete. Ho capito, ho capito. Ma state ridendo? Sì. No, perché ho avuto l'impressione che stavate piangendo? No, ma com'è possibile? Ragioni. Chi è la maschera di Antonio Petito? Vabbè, la maschera sì, ma lui non c'è. Certo, io poi non sono lui. Ok, pronto per voi. È servito da te, non potevo sperare il meglio. E questo è per il signorino Attilio. Che fai? La frittata non la deve vedere nemmeno in punto di scoppetta. E tantomeno l'insalata cruda. Ma fallo mangiare, tu allora sei contento quando questo sconocchia come i cavalli di fuori grotta. Non mi fate i fatti tuoi. Portami un pezzo di mozzarella e 6 ulive bianche. Sei di numero, è un bicchiere d'acqua. E tra poco ci mettiamo a tavola pure noi. Mamma ha fatto una cosa eccezionale. Mi ha messo un cucchiaio nel piatto. Mi passa la zuppetta. Ok, Andrea, ci siete? Aspido, io a casa mia questo faccio. Io sono la dannazione di mia moglie. No, perché mia madre poi dice, a tavola non mangi. Mia moglie dice la stessa cosa. Ecco il pranzo per il signorino Attilio. E tu perché fai la spiritosa? Io sto poco bene e questo posso mangiare. Chi l'ha detto niente? Sta venendo il dottore. Zia Nena è il dottore. Ho capito. Oh, ma quale lavoro rappresentate oggi? Un lavoro molto impegnativo. Ah. La palumella zompa e vola. Ah, conosco. Conoscete, ma veramente? Conosco. Come? Palumella zompa e vola. L'abbiamo provata più di 40 giorni. Pure di Antonio Petito questo. Sì, e io recito solamente opere sue. Il dottore, accomodatevi, dottore. Signori, buongiorno. Salve, dottore. Buongiorno. Signora Amelia, vi ho portato i libri che mi avete imprestato. È una gioia prestarli a voi, perché siete uno dei pochi che li restituiscono. Ragioniere, adesso mi dovete scusare, me ne scappo se lo faccio tardi. Ma pure lo spettacolo. Non ve l'ho detto? No. Alle 17:30 precise. Ah, già, ma io mi devo preparare. Adesso vado di là, mi vesto. Teatro vero e proprio. Ci sono pochi camerini e naturalmente servono le donne. Ecco. Allora io come dovrei fare? Mi vesto qua, in casa. Quando sono pronto chiamo un tassino, faccio accostare al portone, mi metto dentro e me lo va. A chi devo dar conto? Auguri! Grazie mille. Sempre successo. Grazie a tutti, vi saluto. Buon lupo!
Grazie, cara, arrivederci di nuovo. Io vorrei sapere chi glielo fa fare a fare una sfacchinata di quel genere invece di passare una domenica tranquilla in famiglia. Io invece lo ammiro e lo stimo molto. Figuriamoci. Sì, fa una cosa che mi fa piacere di fare, questo è tutto. Bravo. Certe cose si fanno pure per non vegetare nell'ignoranza assoluta. Che so, per sentirsi vivi. Non trovate? Senza dubbio. Mamma, allora io mi vado a mettere il vestito nuovo un'altra volta. Perché devi andare al San Carlo? Così stai bene. Sta facendo la cura? Sì, ha cominciato ieri stesso. Ieri stesso. Virginia! Andare a toccare. Virginia, i maccheroni, lasciali riposare 6-7 minuti nell'insalatiere, così si insaporiscono meglio. Mettetevi a tavola mentre io mi vado a rinfrescare un poco. Vi sistemate e Virginia porta in tavola. Bene, vabbè. Bene. Dottore, io mi metto vicino a voi. E io vicino a voi, E il nonno dov'è? Non lo so, don Antonio. Papà ha detto che non siede al tavolo se non sale Rocco. L'ho chiamato io dal balcone, donna Rosa mi ha dato il permesso. Allora di a papà che Rocco sta salendo. Vado subito, don Peppe. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccolo qua. Dove sta? Ehi, carissimo Roberto, ciao. Sei venuto. Maria Carolina, sempre più carina, eh? Grazie. Dottore illustre. Ciao Rocco. Papà, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Siamo a me, come sta? Non c'è male. Rocco, dove sta? Sta qua. Sto qua, qua. Rocco, vieni qua. Siede qua. No, mi dispiace, nonno, ma non mi posso sedere. E perché? Giuliane, io sono rimasto con Federico che gli avrei fatto un cenno dal balcone se poteva salire o no. E lo dici a me? E a chi lo debbo dire? Se sale Federico io me ne scendo da Mariolina e mi faccio invitare a pranzo da lei. E allora me ne vado pure io, va bene? E se te ne devi andare ti devo dare il permesso io? Nonno, Federico è un mio carissimo amico. Tu certe cose le devi capire. Non lo posso lasciare in mezzo alla strada nelle condizioni in cui si trova. Quando poi ha commesso una sciocchezza. Tu adesso non fare capricci, eh? Siediti a tavola e mangia. Sì, ma volevo sapere... Tu sei un uomo, conosci quali sono i doveri dell'amicizia e non mi puoi consigliare diversamente. Ma perché Federico lo posso dire anche lui qua sopra? Perché ha litigato con Giulianella. E Giulianella mi farà la cortesia di andarsene via lei se non vuol vedere Federico. Guardate, guardate, io me ne posso andare, se se ne va Rocco me ne andate pure voi, è così. Perché il malumore in famiglia l'hai fatto nascere tu. Beh, ad ogni modo io lei non ha importanza, io me ne vado, arrivederci. Aspettate! Mannaccia la morte fetente, mannaccia! Ma perché la gente non deve mai capire per conto suo quale può essere il desiderio di una persona e cerca di accontentarla subito senza costringere a questo disgraziato di usare la forza per ottenere poi quello che gli spetterebbe di te. Mannaccia la capa del ciuccio, mannaccia! Lo fate apposta, lo fate. Io non è che per orgoglio non confesso una mia debolezza. Ma come importa a me? All'età mia mi metto a fare l'educato. E che mi sono scocciato di dirlo. Ha ragione. Ma benedetto il cielo, io aspetto la domenica. La domenica per mangiarmi un piatto di maccheroni con Rocco seduto qua vicino a me. Questo è tutto, un piatto di maccheroni. Perché lo sapete che non arriva a seconda e mi addormento. Quando altre domeniche mi restano ancora a me. Vabbè, ho capito. Rocco, sì? Fai salire Federico. E tu non muoverti dal tuo posto, perché come sto oggi con i nervi non ti consiglio di fare la cretina. Però non mi potete costringere a parlarci. Vi avverto che non lo guardo nemmeno in faccia. Questi sono affari tuoi, però non muoverti dal tavolo. Rocco, va. Sì, allora vado, permesso, eh? Prego, nonno, ti puoi sedere perché fra due minuti sto qua, eh? Quando vieni tu mi seguo. Vengo subito, nonno. Virginia, allora sto qua, porta in tavola. Va subito. No, mamma, cara, non è. Caspita, che toilette. E perché? Devo stare sempre come una serva, scusa. Ma voi pure col grembiule quando state in cucina siete sempre la signora che siete. La verità. Grazie. E poi ho voluto fare onore al golf che mi ha regalato il ragioniere imparato. Cioè... che la signora Elena mi ha regalato. E che ragioniere imparato ha scelto, se permettete, no? E chi ti vuole togliere il merito? Ragioniere, siete stato proprio di gusto. No. Mamma, è una tinta che vi sta bene in faccia, vi ringiovanisce. Perché tu sono vecchi, Maria Carolina. No, per carità. Dico solamente che alle volte un vestito indovinato, un cappellino, che so io, possono togliere qualche anno anche a una persona giovanissima. Ah, Maria Carolina dice bene, mamma, è troppo giovanile per te. Sì. Me lo regali e tu te ne compri un altro di una tinta più seria. Già, e donna Rosa mi farebbe questa offesa. Ma voi che dite? Io lo desideravo tanto in un golf turchese. Mamma, ti sta un amore, noi scherziamo. Ecco servito. Per piacere, passatemi i piatti, servito. Per piacere, Giulianella. Sì. Grazie. Scusate, ragioniere. Grazie. Signora Elena, voi? Ah no, donna Roma, è un mestolo solo. Poi magari ne prendo altri due perché hanno un aspetto magnifico. No, io se vedo il piatto pieno lo mangio più. A me meno di un mestolo. Io poi me li mangio stasera, gli scaldati sono più buoni. Perché a me quando ti vendono bruciati. Io li faccio bruciare a me. La posa. A Roberto,
mamma, mi raccomando, non mi piace, perché lo sai che ancora. Mangio per voi, ragioni. Sono i tuoi. Don Peppino. Grazie, grazie. La signora Maria Carolina. Maria Carolina. Al momento. Grazie. Maria Carolina. Ah, non è vero. Poche, vero? Sì, grazie. Ce lo ricordi che non facciamo niente, perché si fanno presti, eh? Oh, bene. Buon appetito a tutti, eh? Grazie. 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 Vanno bene, vanno bene. Di cottura poi. Papà, e voi non vi sedete? Ma no, andiamo, viene Rocco. Eccomi qua, eh. Buongiorno. Buongiorno. Devo dare un bel bacione a mamma. Come un bello questa mammarella mia, è bellissima. Barba dura che tene sto guaglione. Adesso ti cresce pure a te. Federico, voi restate sotto la porta là. Il posto vostro è là, vicino a Rocco. Grazie, don Nero, grazie. Rocco, siete qua vicino a nonno, eh? Grazie a te. Fai il resto perché il nonno tiene fame oggi. Sì, nonno, sì, prego, siete. I maccheroni miei. Eccoli qua, don Andò. Grazie tanto, grazie. Don Andò. Buon appetito a tutti, eh? Siete arrivati con il ritardo. Al momento attacchiamo il secondo piatto. Nonno, abbiamo quasi finito. Incomincio adesso. E il buon appetito che ho detto prima, se non può avere più valore per voi, l'avrà per me, per Federico e per Rocco. Vabbè, bravo don Antonio, ha saputo rispondere. Bravo. Ma posso pure incominciare a studiare la poesia per il pazzo di Natale. Rocco, siete, non ti dispiacere. Di che cosa, nonno? Tu lo sai che io preferisco mangiare fuori al balcone. Me ne vado là. Si respira meglio. Sì, nonno, sì. Adesso so che tu stai qua a tavola con noi e io sono contento e soddisfatto. Sì, nonno, sì. Tu poi quando vedi che io mi sto addormentando, mi fai il piacere di accompagnarmi in camera mia come al solito e mi appoggio sopra al letto. Sì, ci penso io. E mi sveglio quando viene capito il sacco. Quando viene ti sveglio io. Così dai pure un'occhiata al vestito. Sì. Non mi vuol fare gli spacchetti dietro alla giacca. No. Dice che non sono adatta all'età mia. Ma che cretino, te ne deve fare, sai, quando viene ce lo dico io. Bravo, entra a testa a sentire. Sì, sì. Non dimenticarti, nonno. Per carità. Virginia. Non andò. Prepara ma sedio pure al balcone. Pronti, subito. Grazie tanto. Passate un po' d'acqua per piacere. Sì. Grazie. Permesso. Buon appetito. Quanto te lo faccio? Come se le spiga. Se volete qualche cosa mi chiamate. Buon appetito. Tu non mangi? Mi piacciono tiepidi e poi non tengo appetito se ne parlo stasera. Voi avete torto, è perché il ragù di Donna Rosa non si rifiuta mai. Dico bene, dottore. No? Io predico sempre ai miei clienti di mangiare scondito, ma di fronte alla fragranza di questo ragù mi sento veramente un tiranno nei confronti di quella povera gente. Non so dire. Buon proseguimento! Uncinella! Uncinella Cetrullo! Il servo devoto di chi lo apprezza e di chi lo disprezza, di chi l'arrepezza e di chi lo scapezza, lascia i piedi di questo nobile simbosio insimbiosiato, una lacrima grande e lunga come una cocozzella. Ma il dovere mi chiama, la turba in turbolazione mi aspetta, il richiamo delle tavole tarlate e traballanti, più forte della fragranza di questo ragù prioriano, che tant'acqua mi fa venire in bocca, che a un altro poco mi viene la meningite. Con la signora Elena. Sparate campagna, sparate le botte, sciacquitto facimmo per tutta la notte. E a questi signori che mi hanno sentute, nu va se le manda, e un bello saluto. Buona recita, buona recita. Ma che simpaticone, eh? Lui è veramente felice solo quando resta. Sì, ci tiene la passione, ragioniere. Giuliane, mi dicesti che avevi fatto un provino alla televisione, hai saputo niente? Ah, hai fatto questo, Madonna di guaio. Rocco, e tu la devi finire con queste parole. E che ho detto, mamma? La Madonna sta fuori dai comandi tuoi. Mi è scappato perché Maria Carolina ha toccato un brutto tasto. Perché? Perché il provino non è riuscito e non mi hanno voluta. Giuliane, io ti chiedo scusa in presenza di tutti quanti. No, se tu avevi un poco di dignità, non ti saresti permesso di salire qua e fare la figura che stai facendo, capito? Giulianella,
E se sono rimasta a tavolo quando tu sei venuto, devi ringraziare il nonno che sta là fuori e papà che mi hanno costretta. Giuliani. Ma adesso chiedo scusa a papà e a tutti quanti e me ne vado in camera mia. Così tu puoi raccontare senza imbarazzo come sono andate le cose. Ma non è stato. Neanche i carabinieri mi fanno tornare sui miei passi. Tanto io domenica da passare in famiglia senza la presenza di persone importune. Sì. Le tengo ancora a sanno. Giuliana, ma Giulianna ti vuole bene. Adesso devono passare un paio di giorni. Ma che carattere puntiglioso che tiene quella ragazza, ragionissima. Andato qua. Mi spiace. Per favore, un bicchiere d'acqua. Subito vi servo. Se ne me è vero che stai scrivendo un romanzo? Chi te l'ha detto? Ce lo posso dire? E perché no? Che c'è di male? E che ne sai tu? Perché la mattina presto io vado sempre sul terrazzo. Da là sopra si vede metà del palazzo di fronte, il lato dove ci stanno i bagni. Io mi porto il binocolo e passo in rivista tutte le ragazze che si fanno il bagno. C'è sta la figlia del professore Scarocchia, che tiene un corpo che mi fa gettare il sangue proprio. Ah, bravo, e poi questa è andata a fare là sopra? Ehi, e mi porto pure la colazione. Pure. Poi mi vesto e vado al negozio. Così durante questi diversivi mattutini vedevo che insieme a me scriveva. Domandai a Giulianella e mi disse che stava scrivendo un romanzo. Oh. Ma dove lo scrive? Sui tetti? No, sul rifugio. Insieme a me si è fatto un rifugio sul terrazzo. Ed è confortevole, accogliente. Io l'ho visto. E qua in casa non c'è un posto dove poter passare un'ora tranquilla. Che so, per leggere un libro. Così mi feci fare uno studietto tutto a vetri, dove ci si può stare pure d'inverno perché ci feci mettere una stufa tirolese. Oh. Ma è un piccolo ambiente, che vi credete? Sì, era il gallinaio. Dopo mangiare andiamo sul terrazzo e vi offro un drink. Benissimo. Perché state scrivendo un romanzo? Sì, mi sta aiutando il dottore. Quello che mi avete fatto leggere, devo dire la verità, è molto interessante. Racconta un poco della mia vita, ricordi, impressioni, delusione, rinunzie. Ah, ci sono state le rinunzie, è vero. Perché voi siete così entusiasta del vostro matrimonio e così convinta che lo sarete sempre che vi fanno meraviglie le rinunzie mie? No, io non dico che sono entusiasta, ma mi accontento e sono soddisfatta. Ah, ma come tu non ne sei entusiasta? Oh, lui, non ci vuole niente più. E voi pure, caro ragioniere, rinunziate a qualche cosa. Sì, questo lo posso anche ammettere. Avete che cosa vuoi ammettere tu? A che cosa rinunci? Adesso siamo a me fa litigare pure il signor Imparato. Ma che litigare? Io sono franca e dico la verità. Quando mi innamorai dell'avvocato che abitava al secondo piano del nostro palazzo, per prima cosa lo dissi alla buonanima di mio marito. Salvatore, se ti conviene così, se no ci dividiamo. Ricordati però che teniamo un figlio. Lui capì perché la buonanima non era un cretino. E trovammo la pace nostra e da una parte lui dall'altra. Siamo noi, voi siete veramente classica. Ecco, avete detto classico per non dirmi siete una scombinata. Non vi sarei permesso. Perché non sapete dire la verità. Il fatto mio lo sanno tutti quanti, pure perché non ne feci mai un mistero. Ora dovrei fingere perché ci siete voi. E se non lo sapevate lo avete saputo adesso. Ma la mia vita è stata una vita felice. O perlomeno ho fatto tutto il possibile per farla essere come volevo io. Ma allora scusate, noi ci siamo rassegnati ad abbracciare una croce e viviamo senza la speranza di uscire dalla cella comune. No, i presenti sono sempre esclusi. Ah, meno male che sono esclusi. E poi non è detto che non ci sono matrimoni ben riusciti. Ci sta pure chi indovina. Ma se sbaglio come ripare, E io perché cerco di aprire gli occhi a Giulianella? Guarda. Dunque pigliate con Ronfoderì. Perché quando si sbaglia in due. Giusto. Certo, la felicità mi è costata qualche cosa, ma ho saputo resistere. Se da una parte la gente parlava, io dall'altro mi sentivo a posto. Con l'avvocato, che così non rubava niente a mio marito. E con mio marito, che non aveva l'umiliazione di lamentare il furto continuato e l'abuso di fiducia. Benissimo. E sapete qual è il titolo del libro che voglio scrivere? Se permettete, la primizia la voglio dare io, perché si tratta di un titolo veramente originale. Mi dispiace? No, dottore. Il titolo è questo. Sì, ma ci vuole coraggio. Proprio così, ci vuole coraggio, purezza di sentimenti, pulizia interna. Io non sono istruito come il dottore e mia sorella, io scrivo intelligente con due G e cuore col Q. Ma capisco più di quello che la gente crede, capisco i particolari, le sfumature di certe situazioni. Mi rendo conto del furto continuato e dell'abuso di fiducia. Ah, cavaliere, finalmente avete parlato. Da che vi siete messo a tavola non avete detto una parola. E ha parlato per dire sciocchezze. Virginia, porta la carne con le patate fritte e poi parto pure l'insalata. E buon appetito a tutti quanti. Che è stato? Cavaliere, ma ne vale, ho detto buon proseguimento. E come ve ne andate?
Sì, sì, me ne va. E voi non avete assaggiato nemmeno una forchettata di maccheroni là? Il piatto come ve l'hanno dato così è rimasto. Ah, cavaliere, dovete fare onore, sennò Donna Rosa si offende. Donna Rosa, se ho mangiato o non ho mangiato non ha importanza. L'importante è che avete mangiato voi. Io? Ma scusate, che c'entro io? Centrate, centrate. Sì, voi centrate sempre. Ma che stai dicendo? Papà vuole dire che mamma prima di tutto si preoccupa degli ospiti. Ma che c'entra? Ma Donna Rosa è una padrona di casa perfetta. È una signora, ragazzi. Ragioniere imparato. Se la smettete di parlare ci fate piacere. Insomma, a pazienza è pazienza. Ma... E la pazienza mia è arrivata al massimo. Cavalier, ma se vi diamo fastidio noi ce ne possiamo guardare. Andatevi bene. Ma quale pazienza? Ma che stai sopportando tu? Ma perché la pazienza tua è arrivata al massimo? Mi capisco io. E dobbiamo capire anche noi. Lascia sta roba. Qua se parlo, amore, Sansone, con tutti i filistei. Ma chi sono sti filistei? Che c'entrano questi filistei in mezzo? Parla chiaro. Che chiari, ma ne volevo andare per non arrivare a questo. Lascia perdere... Ne parliamo stasera, ma lascia stare, Stasera? Sì, ne parliamo stasera. Ma perché stasera? Ma che ci abbiamo dei segreti noi? Ma parla, io ti sento e ti possono sentire tutti quanti. Ah, sì, parlo. Presente i figli. Oh, madonna mia, ma o ci stanno i figli presenti o non ci stanno, non è la stessa cosa. Io per questa donna non esisto più in casa. Vabbè. Sono diventato l'ultimo di tutti e di tutto. La mattina esco per andare al negozio, la saluto, non risponde. Torno la sera. Dopo una giornata di lavoro cerco di parlare, sapete, uno cerca di intavolare un discorso, per quello sfogo naturale, dopo una giornata con una sfacchinata, lì per carità non risponde, non mi posso muovere che le do fastidio, insomma, un'ostilità, un insieme di cose che mi dice chiaro e tondo come e quanto stiamo navigando io e lei in un mare torbido e infetto. Addirittura. Ma non esagerare, dottor. Fra marito e moglie, per motivi di convivenza, si vengono a determinare stati d'animo simili a questi. Bravo, dottore. Ma poi si parla, io così, tu così, e si ristabiliscono i rapporti di una volta. No, qua non si tratta di io così, tu così. Quello Don Peppino non ha detto tutto quello che voleva dire. L'hai capito, Ero, l'hai capito. Te lo senti il rospo dentro. E ognuno si tiene il rospo suo. E se il tuo ti dà fastidio e ti metti in condizione di fare la figura del pulcinella che stai facendo, peggio il tuo fratello che adesso se n'è andato, fallo uscire fuori, io il mio me lo tengo e sta bene dove sta. E a me come avevi ragione, come hai ragione, come è stata bella, limpida, pulita la tua vita. Invece eccola là mia moglie, tutta profumata di colonia, tutta ingioiellata, pure l'anello di fidanzamento. È il bracciale che io le regalai per la nascita di Roberto, vergogna, e con il golf turchese che si è fatto regalare dal ragioniere imparato, e io qui, fesso, in continua ammirazione di questa tresca schifosa. Ma... Rock, chiudo il balcone. Ma... Voi vi siete reso conto di quello che avete detto, cavaliere? No, e tu sei pazzo. Perché? È pazzo, scusate. Ma... È pazzo. Ma allora perché mi sono messa il gioiello a Colonia, o golf turchese? Ma... Andiamo, via. No. E queste sono cose veramente nuove. No, aspetta, un momentino. Ma... No, abbi pazienza, Ella, no, scusa, aspetta un momento, sai. Io non ho nessuna intenzione di sottrarmi così da un'accusa così grave. Sai, l'amicizia è amicizia. In questo momento io sento che il cavaliere ha bisogno di qualche parola umana che solo io posso dire. Per giungere a questo significa che il cavaliere giustamente o ingiustamente ha sofferto, perché chissà da quanto tempo si è tenuto in corpo, diciamo, il rospo. Non so, per quanto mi riguarda, io ho il dovere di dire che ho stimato questa famiglia come stimo la mia e che voglio bene tanto al cavaliere quanto a Donna Rosa con lo stesso sentimento rispettoso che mi lega a tutti e due. Cavaliere, se voi volete credere a queste mie parole che sono sincere, che partono dal cuore, è bene. E se no che posso farci? Non mi resta che chiedervi scusa dell'equivoco che avete preso e che involontariamente avrò provocato. E mo ce ne possiamo pure andare. Ma per quale ragione voi dovete uscire da casa mia? Donna Rosa, fate una. Ragione, non vi prego io, ma a casa stanno i figli, giusto? E i figli! Giuliana, vieni pure tu, vieni! Mamma tua se la intende col ragionino. Ma che dici? E così ha detto papà. E tu non dici niente. Maria Carolina. E tu nemmeno parli. Rocco Dio, e tu non te ne eri accorto che mamma faceva a modo col ragionino? Tu te ne devi andare. Tu. Non
Non il ragioniere che è una cara persona. E i figli miei sanno chi sono io e come penso. Tu no, tu non ne hai visto mai niente. Né come ha cresciuto i figli, né come ho portato avanti una casa. Vicino a questi mobili, vicino a questi mobili, ci sta la salute di Donna Rosa Priore. Io oggi ho sputato sangue, sangue su questi pavimenti, per mantenerli puliti e lucidi. A così, ehi! Hey! A così! A così, a così, a così! Lucy, ma che sei impazzito! Lasciatemi! Sapete qual è stato tutto il disturbo che quest'uomo ha avuto per i figli? È nato Robertino, un bracciale, è nato Rocco, un laccio d'oro, questa Giulianella, la spilla dei brillanti, e poi indifferenza, strafottenza, disprezzo, non ti voglio vedere più, non ti voglio vedere più, se no dai vattene, vattene! Aspetta, aspetta, casta Roberto! E qua sta Rocco. E questa è Giulianella. Beh, io non ho bisogno degli oggetti per ricordarmi che ho fatto i figli con te. Tu ti hai ricordato che hai fatto i figli con me. Tu. Ah, e questo, poi questo è l'anello di fidanzamento. Dai, e ricordati l'invito a pranzo che mi facesti alla Casina Rossa a Torre del Greco e le parole che mi dicesti a tavola. Ricordati. Vabbè, vieni a casa. Vabbè, figlio mio bello, cori mamma tua, io e te siamo vivi per miracolo, hai capito? Vabbè, per miracolo ci troviamo al mondo. Mamma. Mi sono fatto male, mamma. Vabbè, aiutami. Ma è seduto. Sono dove? Non vi spaventate, è cosa da niente. Adagiatela sul letto. Ho fatto qualche cosa. Sto qua, nonno, qua. Ecco. Grazie. Sì, ma me lo vuoi accompagnare in camera mia? Sì, nonno, sì. Mi comincia a far freschetto. E mi sveglio quando viene Katia e lui sa. Sì, nonno, sì. Non mi vuol fare i spacchetti dietro alla giacca. Stasera glielo dico io. Dicevo, tu, ti parlo io, non ti preoccupare. Ma me dice sì, e poi tu non mi... No, no, te li fa, non te li fa. Un giornale, scusate, vedo un giornale. Eccolo qua. Vai, qua ci devono essere le farmacie di turno. Giuliane, il dottore che dice? Ma zitto, zitto, vedrai che non è niente a me. Che ore sono? Sono le 7:10. La vuoi pure tu una spremuta d'arancio? No, no, grazie a me. E che mo so Amelia, non sono qui più zia me. Signor, aranciata, eccola qua. Il tempo di premere l'arancio, gliela porti tu. Vabbè. E la febbre? È passata. Stanotte aveva quasi 38, ma stamattina quando mi ha chiesto l'aranciata non arrivava a 36. Non ti preoccupare, papì. Il dottore prima di andarsene ieri sera ha parlato con me. La febbre la doveva avere come reazione allo scatto di nervi, ma pericolo di complicazione non ce ne sono. Ma quella difficoltà che aveva nel parlare... Certe volte si dimentica e parla naturalmente. Quando stenta a parlare non lo fa in malafede, diciamo, per finzione, no. Lo fa perché ci crede veramente. È come se si fosse suggestionata. Insomma, si compiace del fatto che tutta la famiglia è seriamente preoccupata per lei. L'ha detto pure il dottore. Ieri sera non si era fissata che non poteva alzare il braccio e non era vero. Vieni qua, capì. Vedete una tazzina di caffè. Te l'ho fatto fresco. L'ho fatto con la macchinetta piccola, quella di due tazze. No, grazie a me. Se ne parlo più tardi. Che nottata e come mi sento stanco. Papì, tu tieni una salute di ferro. La tua non è stanchezza fisica, è abbattimento morale. Mi sento talmente esaurito che non ho la forza nemmeno di alzare un braccio. E tu adesso ti devi riposare. Io perciò ho detto a Rocco che stamattina deve andare lui ad aprire il negozio. No, 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 per carità. Devo riprendere immediatamente la mia attività, le mie abitudini, e se no che faccio?
Tu per prima cosa ti devi mettere in pace con tua moglie e con i signori imparato. No, ti prego per il momento di non toccare certi argomenti. Va bene, ne parliamo un'altra volta. Eccola. La rimasta Cesiri, sì. Qui, zia Mimè. Buongiorno. Avete smorzata la luce? Perché la volevo accendere. Chi è che l'ha rimasta accesa ieri sera? Tu, eh? Abbiamo fatto tardi, perciò. Sono passato per il salotto e ho trovato Roberto e la moglie che dormivano sopra due divani. Sì, sì. Ma che hanno dormito qua, sennò? E se li avete trovati sui divani? Ah, già. Perché? Abbiamo fatto tardi. Ma io la mattina sono sempre il primo ad alzarmi. Anzi. Stamattina l'ho fatto... Ho fatto un pochino più tardi. Perché fa freschetto si sta bene a letto, sai. Ma di solito quando tutti quanto dormono, è proprio quello il momento che io mi godo la casa. Ma vado girando per tutte le camere, vado scavando le cose che mi fa piacere di rivedere, di toccare. Così, senza ragione e senza nessuno che domanda, riserve qualche cosa, dì da me. E poi sai, mi piace pure vedere così, in silenzio, sai, quando fa giorno e si alza il sole. Piace così. Tu dici perché? Te lo dico io il perché. Perché quando io ero giovane, mi svegliavo sempre quando il sole era già uscito. O non era uscito proprio perché era una brutta giornata. Stamattina, per esempio, chissà se il sole esce oppure no. E ieri sera però mi faceva male il callo, tanto che io dissi, domani è cattivo tempo e piove. Però adesso non mi fa male più, Ecco. Forse perché tengo le pantofole. E allora se non mi fa male perché tengo le pantofole, è cattivo tempo e più tardi piove. Se poi le pantofole non c'entrano con l'atmosfera, allora dire che più tardi esce il sole. Guarda, il piacere mio la mattina è di sedermi su questa poltrona vicino al balcone per vedere come si presenta la giornata. Buongiorno papà. Uè, Puppi. No, stai che danza. Ma sedete. Ma no, sei così bello qua. Mi dispiace. Ma pure tu ti sei alzato più presto. Io ho tolto il posto di osservazione. Beh, che fa? Per una volta. Sedete. No, sai, ormai c'è il stato. Grazie, scusate, la sono stato stanco, morto. È stato l'ostanco. Sì. In due salotti c'è stato Roberto con la moglie, perché sennò me ne andavo là. No, perché io ho balcone e salotto pure bello. Bello, sì, bello. Vedi tutto il panorama lassù. E quel panorama? Vabbè, dammi. In cucina non c'è nessuno. Zia Mimè, che volete? Niente, non voglio dire. Ah, questo lo penso fare la domanda, ma sì, tutto quanto sanno che è. Beh, non potevo dormire, zia Mimè. Sì, capisco. Sei rimasta scossa pure tu. E di che cosa? Della scenata di ieri al giorno. I figli rimangono impressionati di fronte a certi fatti. Tu però non ti devi fissare. Ma no, zia Mimè, chi ci pensa? Io e Rocco ci siamo fatti un sacco di risate. E quando? Quando se n'è andato il dottore e Rocco è venuto in camera mia per dirmi: tu ci credi al fatto di mamma col ragioniere imparato? Ma perché Rocco l'ha creduto possibile? Zia Mimè l'ha detto per prendermi in giro. E si è messa a rifare la stessa scena tragica che ha fatto papà, imitandoli in un modo perfetto. Io stavo morendo dalle risate, sia me. Zitto, papà sta vicino al balcone. È finita a risate, è vero? No, papà, non è finita a risate. Abbiamo continuato a fare quello che facciamo sempre. Bravo. Lo dice bene zio Raffaele. Lo dice che la nostra famiglia è da teatro comico napoletano. Ah, povera voi. Sì. Povera voi. Mi sono svegliato con un poco di appetito. Avete sentito? Sei stata tu? Sì, io ero convinta che si stava lamentando lo stomaco mio. C'è stato tutto il pezzo di ragù di ieri che non fu portato nemmeno a tavola. Te ne mangi una fetta. Quando è freddo è più saporito. Sì. Virgi, figlia dalla dispensa il pezzo di ragù di ieri e portalo qua. Vabbè. Me ne mangio una fettina pure io. Ma mamma come sta? Non tiene niente, solo un poco scombussolata. Ma bisogna dire che l'ha passata brutta e che è stata miracolata, sennò si piglia collere. Mannaggia, la capa del ciuccio, mannaggia. Ma neanche in cucina si può stare un po' tranquillo. Che è stato? Che deve essere? Quella entra, avrà dispensa, si muove. Poi, Giuliane, pure tu ti sei svegliata. È che soltanto voi vi potete svegliare presto. Avete visto come sono mattiniera pure io? Io l'ho visto. Quando vuoi. Quando vuoi. Quando vuoi.
No, Giuliano, no, che fai con tuo nonno? Questa è una testa vecchia, tu non la devi gravazzare. Sì? E quando vi fate grattare in testa la sera, dite più forte, più forte, più forte. La sera? Perché la sera è già una testa che ha funzionato tutta la giornata. Ma la mattina la devo tenere riposata e poi metterla in movimento piano piano. Tu sei ancora qua, ma sentetevi voi. Ma no, signore, non ci stai oramai. Sto forte, mi sto riposando. Ecco servito. Brava Virginia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, vabbè. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Come ne vado nel bagno? Ci sta Rocco? Dentro lo salotto c'è stato tua moglie. Ma perché la camera vostra non la tenete? E come non la tengo la camera? La tengo. Ma la conosco? Uno può si svegliare, ma dimmi che si entra la camera sua, quando mai? Ma perché la casa non la conoscete? Che scoperta che hai fatto? Ma si capisce che la conosco la casa. Ma sempre più estranea della camera propria è. E poi perché non mi fate fare quello che voglio io senza dire fate così e fate così? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno mamma. Buongiorno, siedi qua. Scusa, mi dai un pezzettino di ragù? Sì, prendi di questo. Ma stamattina siete caduti dal letto tutti quanti. Ho capito, ma non vado in camera mia. Se viene Gabriele il sacco. È venuto ieri sera, il vestito ve l'ha pure misurato. Ha detto che domani ve lo consegna. Ah, è venuto ieri sera, già già. E chi si ricordava più? Allora non deve venire. Si è venuto ieri sera, che bene ha fatto. Già, che bene ha fatto. Non metto cappotto e me ne vado in terrazza. La fa freddo. 10 minuti e poi scendo. Poi mi devo vestire, devo uscire. Tengo l'appuntamento col notaio. Il notaio? Toto cappello. Sì. Robella, vuoi una fettina di carne? No, grazie. E mamma sta bene? Sì, non tiene niente. Anzi, se la vai a salutare, dille che sei stato molto preoccupato per lei. Ma non la vuoi proprio una fettina di carne? No, voglio andare a casa per farmi una doccia, mangio una cosetta e scappo allo studio. Oggi comincia la tarantella della settimana. La domenica ce l'ha schiattata papà con le fesserie, che ha detto? Robè, io sto qua. Oh papà, mi dispiace. Beh, buon appetito a te. Grazie, Maria. Ciao, Maria. Ciao. Allora mamma sta bene? Sì, sei svegliata. Poi andiamola a salutare, sennò faccio tardi lo studio. Andiamo. Devo comprare pure un po'. Sentite, ma come i profumi, i motivi di canzoni, non so, i sapori, hanno il potere di richiamare alla tua memoria luoghi, nomi di persone, stagioni, giorni di settimane passate, recenti. Guardate, il ragù, che di domenica, se non è bollente e allora tolto dal fuoco, non ti dice mai oggi è domenica. Quando è freddo, ti ricorda immediatamente che è lunedì e che ti devi dar da fare, perché comincia un'altra settimana di confusioni e di dolori di testa dietro lo sportello della banca. Ci sta chi non si può prendere nemmeno il caffè la mattina e si ricorda che è lunedì perché è rimasto digiuno la domenica. Vinci, porti un bicchiere di latte al signorino. Subito. Me lo porti in camera di zia Rosa. Va bene. La voglio andare a salutare. Bravo figlio, vengo con te. Preparati perché vengo a farti la puntura. Sì mamma. Sì, Raffaele, la recita di ieri al giorno non mi è piaciuta. Oui, a te non ti piace niente. Non ci vengo più. Non ci vengo più, bravo. Sì, ma voi siete veramente degli incoscienti. Qua ieri si è rivoltata la casa. Voi stamattina mangiate, bevete, ridete, parlate di altri fatti, proprio come se non fosse successo niente. Rocco fa l'imitazione mia di quando faccio il tragico. Tu ti sei fatto un sacco di risate. Come commento positivo, poi... La nostra famiglia è da teatro comico napoletano, è bravo. Papà, scusa se te lo dico, ma tua mamma sta diventando veramente ridicola. Questo affari nostri tu non c'entri. Sì, tu per conto tuo e lei per conto suo. Vabbè. E noi che siamo in mezzo che dobbiamo fare? Vi mettiamo in castigo? Ma è mai possibile che non capite come vi dovete comportare? Per non farvi sangue cattivo e conservare il rispetto l'uno per l'altro. Ma perché non vi dite le cose non appena succede? State insieme da tanti anni e non avete saputo raggiungere... un'intimità che vi possa permettere di dire pane al pane e vino al vino. Quando vi chiudete in camera per delle ore intere, io li conosco i vostri discorsi. Sì, perché quando ero bambina mi mettevo dietro la porta a sentire. No, adesso non lo faccio più. No. Perché mi sono scocciata di sentire sempre le stesse cose. Raccontate i sogni che vi siete fatti, le malattie che vi sentite. Io voglio mangiare questo, tu vuoi mangiare quello. Pigliate a pretesto un qualunque motivo per litigare. E il dito sulla piaga... Nessuno di voi due lo vuole mettere, papà. E poi mi devo sentire gli sfoghi di mamma quando tu non ci sei. Che tu sei un egoista, che non riconosci i sacrifici che fa lei, e che tu sopra e che tu sotto. E zia Mamè quelli tuoi quando non c'è mamma. L'indifferenza di mamma nei tuoi confronti, sai da che cosa ha avuto origine? È una pazza. Adesso te lo dico così, non se ne parla più, 4 mesi fa. Papà, è una cosa di 4 mesi fa. Sì.
Quando andaste a mangiare tua mamma a casa di Roberto, ti ricordi? Beh, quattro mesi fa, sì, ma non successe niente, no? Sì? No. Maria Carolina che pranzo vi fece? Quattro mesi fa, e chi si ricorda? Allora te lo dico io perché lo seppi da mamma. Vi feci maccheroni alla siciliana, conditi col pomodoro fresco e le melanzane fritte sopra. Ah, sì. Ah, e Maria Carolina li cucina benissimo. Aspita, li fece stufare al punto giusto e il sugo era proprio quella salsa di pomodoro fresco, fragrante, profumata, che piace a me. Io me ne mangiai due piatti. E tu a tavola facesti un sacco di complimenti a Maria Carolina. E come no, se li meritava, povera figlia. Che non avevi mai mangiato dei maccheroni alla siciliana così buoni e che lei doveva venire qua a cucinarli per tutti quanti noi. Mi ricordo, mi ricordo. Dici, un giorno devi venire a casa e li cucini per tutta la famiglia, sì. E dici che quel giorno non successe niente. Mamma tornò a casa come una diavola quella sera. Sì, si prese una collera. È una collera. Tanto è vero che io rinunciai a venire al cinema con te e con Rocco e rimasi con lei per non lasciarla sola. Addirittura. Sì. Papà, io non ho mai visto piangere una persona come piangeva mamma quella sera. Ti giuro che io mi vidi perduta. Diceva, ma come? Allora mi devo far insegnare come si fanno i maccheroni alla siciliana da Maria Carolina? E se ne mangiati due piatti per farmi dispetto. Io? Sì, per farmi un affronto in presenza di mia nuora. Il mangiare che faccio io a casa pare sempre che lo vede e lo schifa. Ma vedete, avesse detto mai, ah, ho mangiato bene, brava Rosina. Quando tutto va bene, lui mette il sale, come per dire... Rossi, non sai cucinare. E non posso mettere il sale, sì, che sì. E poi disse che non ti avrebbe guardato più in faccia per la figura che tu le avevi fatto fare in presenza di Roberto e Maria Carolina. Ma tu dici sul serio? Tu ti sei impressionata e hai pensato al fatto del ragioniere. Povero Don Luigi, quello è così buono con tutti. Sì, ma com'è? Non mi ha guardato più in faccia per il fatto dei maccheroni alla siciliana. E io come potevo sapere voi che cosa avevate mangiato quel giorno? Me lo disse lei, papà. Si fece pianti di morte. Ma io sono così pazzo, figlia mia, tu non puoi immaginare io come mi sento avvilito per la scena disgustosa di ieri. Tu però non dire niente a mamma che te l'ho detto. No, per carità, e chi vale? Vieni acqua, figlia mia, non me lo potevi dire prima, vieni acqua. Fece fine del primo tempo, abbracci e baci. Rocco, fammi il piacere, va. Buona. Chiama il ragioniere imparato, lo dice che l'ha già parlato. A quest'ora? E fai quello che ti ho detto, lo chiami dalla finestra della cucina, lo dici che è una cosa urgente. Va bene. Mamma come sta, mamma? Molto meglio, Rocco. Meno va. Ma non puoi parlarci più tardi, papà? No, quello il ragioniere esce presto per i fatti suoi, è meglio chiarire subito. E perché non vieni pure tu da mamma? No, quello mo si è svegliato, dopo, è meglio che parli prima col ragioniere. Va bene. Papà ha detto che viene subito, Ah, bravo. Giuliane? Sì? Senti, Federico sta all'angolo della strada. Io adesso esco per andare ad aprire il negozio. Che gli devo dire? Mi vesto in un lampo e scendo con te. Tu però non gli dire che non vedevo l'ora di fare pace con lui, Ma ti pare che questi sono segreti da mantenere fra amici, Giuliane? Senti, se glielo dici non ti guardo più in faccia. Aspettami, ci metto due minuti, Sì, fai presto, Sì. Adesso ci abbiamo un altro attore in famiglia. Un altro attore? Chi è, papà? L'imitatore. L'imitatore. Fammi vedere la scena tragica che ha fatto papà ieri al giorno. Te l'ha detto Giulianella, è quella pettegola. E io poi devo mantenere il segreto con Federico. Papà, adesso se vuole scendere, scende sola. Arrivederci. No, signora, aspetta. Tu scendi con Giulianella. Il negozio al rettifilo lo vai ad aprire tu stamattina. Io poi ti raggiungo e facciamo una corsa insieme al negozio tuo a Calabritta. Papà, mi fa piacere, sai, tu c'hai l'occhio esperto, mi puoi dare un consiglio disinteressato. Lascia perdere, non parliamo di consigli, perché tu già hai fatto tutto, lo voglio vedere. Va bene, poi vieni e lo vedi. Benvenuti, dottore. Io scendevo dal terrazzo e l'ho visto salire. Eccomi qua. Buongiorno, buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Date a me il cappello. Grazie. No, date a me. Permettete. Prego. Donna Rosa come sta? Sta bene, parla speditamente quando si dimentica la paralisi. Papà, noi ce ne andiamo. Ciao Roberto, ci vediamo domenica prossima a casa mia. E come fa Maria Carolina a cucinare per tanta gente? La cucina è piccola. Venite qua. Per passare un'altra domenica come quella di ieri. Papà, mannaggia capavost. Uno l'aspetta tanto un giorno di festa. È venuto il ragioniere. Il ragioniere. Fallo entrare. Vabbè. Ragioniere, accomodatevi. Vabbè. Vi volevate, cavaliere? Qua c'è pure Giulianella. Vieni, Giulianella, vieni. Voi siete tutti presenti.
Il ragioniere imparato è un grande galantuomo e io sono un pazzo. O meglio, sono uno che da un momento all'altro è impazzito. No, capatine. Lasciatemi parlare, ragioniere. Io ieri ho gettato il fango su mia moglie, sulla mia famiglia, sulla vostra signora, su voi, insomma. È stata una cosa... Sono un uomo da tre soldi e se mi schiaffeggiate in presenza dei figli io vi chiedo scusa e vi bacio la mano. Ma quale fango, Cotti? Noi conosciamo la correttezza dei signori Imparato e il signor Imparato, compresi gli amici e tutti gli inquilini del palazzo, sanno chi è Donna Rosa Priore e l'hanno sempre portato in palmo di mano. Certo, fai bene a chiedere scusa al ragioniere in presenza di tutti quanti. Si capisce. Ma parlare di fango poi mi sembra esagerato. Voi non vi dovete chiedere nessuna scusa, quello che avete detto ieri partiva da una sofferenza intima, comprensibilissima ed apprezzabile da un certo punto di vista. Anche mia moglie ha capito. E quando voi mi avete fatto chiamare, questo stavamo dicendo io e lei. Perciò, datemi la mano, non ne parliamo più. Bravo il ragioniere. E non sono degno nemmeno di un rimprovero. Un errore mio lo lasciate cadere così, come quello commesso da un irresponsabile deficiente. No, no, papà, non devi dire così. Il ragioniere te l'ha detto che il tuo scatto è comprensibilissimo dal lato umano. E nessuno ha il coraggio di pigliarmi per la giacca e mi dice quanto sei stato ridicolo. Papà, le risate ce le siamo fatte e ti chiediamo perdono. Ma nessuno di noi ha pensato che tu abbia commesso una ridicolaggine, su. Me la volete dare questa mano, sì? Con tutto il cuore, ragioniere. Finalmente. Però, ragioniere, scusate, sono veramente commosso. Vi devo dire una cosa che mi pesa sul cuore. Ve la devo dire perché mi devo liberare. Scusa, ve la dite fra di voi perché devo scappare, se no faccio tardi allo studio. Sì, arrivederci, sì. Ci vediamo domenica prossima. Andiamo, bene, sì. Ciao, papà, arrivederci. Papà, ci vediamo a rettifilo, vieni presto. Ciao. Ciao. Dopo volete venire da mia cognata? Sì, vengo. Arrivederci. Roberti, questo è il ragù di ieri. Sì. Senza cerimonie, ragioni. Volete fare merenda? C'è il pane di casa, un bicchiere di latte fresco. No, lasciate stare, grazie. Sedete e fate merenda. Vi prego, questo il ragù freddo è buono. Ah, è più saporito di quando è caldo. Cioè, ma io ho già fatto colazione. Mi dispiace. Cavalice, l'avete intossicato a tutti quanti, sta grazia di Dio. Ragioni, io vi devo baciare. Ma come, cavalice? Io vi devo baciare prima e poi vi dico la cosa che vi ho detto che vi volevo dire. Ragioni, io ieri vi volevo sparare. Capite? Capite come siamo vulnerabili, eh? Vedete come per una suggestione, una suggestione che piano piano prende corpo, diventa, insomma, gigantesca nella fantasia di una persona, vedete come si possono distruggere due famiglie da un attimo all'altro, eh? Ragioni, voi vi ricordate quando io ieri stavo seduto là, a quel posto, a tavola, e non parlavo? Sì, sì. Ragioni, io avevo un solo pensiero fisso. Ma vado dentro, piglio la rivoltella e sparo un ragioniere. Mi ero fissato, dicevo, io così mi devo regolare, faccio bene, insomma, mi devo regolare così, ho ragione, mi daranno ragione. Non so, voi facevate un gesto innocente, vi mettevate a ridere, vi dicevo questa è provocazione, ma sta provocando, sta ridendo per me. E mi suggestionavo, ma mi saliva il sangue alla testa. Dicevo, voglio vedere, se fra poco tu puoi ridere e se ti muovi più. Cavalieri, non ne parliamo più perché mi fa impressione, la verità. Lo posso capire. È giusto, lo posso capire. E poi si sta facendo tardi, ma vado a finire di vestire e benesco perché devo andare all'intendenza di finanza per andare al comune. Tutte pratiche da sbrigare. Giornata. E pigliatevi la macchina mia. La macchina? Sì, ecco le chiavi. Voi vi dovete vestire. Ma io pure mi devo preparare. Ma aspettate giù al portone. Ma date una strappata. Mi accompagnate fino al negozio. Poi vi pigliate la macchina, ve la tenete tutta la giornata. No, è perché tanto disturbo. Ma che disturbo? Per me è un piacere. E poi non mi serve. Ma se vi dovete spostare per una ragione qualunque. C'è la 600 di Rocco. Ah, ecco. E domenica prossima ci dobbiamo rifare. Voi la signora ve ne dovete venire a mangiare qua. No. Sì, no, io no, io aspetto. No, lasciate stare, Don Peppino. No, ragione. Lasciate stare, guarda, Don Peppino, per noi altri che viviamo una vita intensa di lavoro, di ansie, voi preso dagli affari del negozio, io alle prese con le pratiche d'ufficio, insomma per gente della nostra categoria, voglio dire, le domeniche sono pericolose. Mm. Già, perché noi non siamo abituati a stare così, senza far niente.
Il fatto di ieri, per esempio, non si sarebbe verificato in un giorno qualunque della settimana. Voi dite? E approfondite, vedrete che io non mi sbaglio. Quello, le cose spiacevoli succedono quasi sempre di domenica. Noi aspettiamo tutta la settimana quel giorno di festa per distendere i nervi, per vivere quelle 24 ore così beatamente. Quando poi arriva, ci sentiamo talmente spaesati che le preoccupazioni i grattacapi li cerchiamo con lanternino. Sarebbe bello che si sta facendo. Allora facciamo in questo modo, ragionite. Non combiniamo niente di preciso, vabbè? Domenica prossima, facciamo così. Sì. Domenica prossima, quando ci mettiamo a tavola, io vi faccio chiamare. Se siete in casa, voi, signori, scendete, ci onorate e mangiamo insieme. E se no, io spero di essere più fortunato in un giorno qualunque della settimana. Molto bene, molto bene. E vi assicurate di aver dimenticato tutto? Completamente. Scusate, non ero. Ma quando ve l'ha detto il dottore, mi pare che basti, no? Prendo io la responsabilità, state tranquilli. Hai sentito? Che paura hai? Vi dovete riguardare, questo sì. Ma non dovete lasciare le vostre abitudini. Ma non ho la forza di camminare, dottore mio. Bene, vi aiutiamo noi, non vi preoccupate. Ci stanno tante cose da fare. E chi le fa, madonna mia, chi le fa? E che le devi fare tu? Ci siamo noi. Ci dici quello che si deve fare e si fa. Voi vi sedete e date tutte le disposizioni. No, ecco. Ma non posso fare la fatica di parlare, dottore. Voi non mi credete, eh? Quando è brutta, non essere creduto quando è brutta la nonna. Io sapete come mi sento? Come vi sentite? Come si devono sentire quelli che si vedono nelle pellicole cinematografiche, quelli che camminano sott'acqua, quelli che per muovere un braccio, una gamba, fanno una fatica, è una fatica. Bene, è questione di un paio di giorni e poi riprenderete tutte le vostre energie. No, dottor, no. Non vi voglio contraddire. Voi siete un bravo dottore, ma non è così. Donna Rosa ha avuto una brutta botta. Donna Rosa difficilmente torna ad essere quella che è. Ma non lo dire nemmeno per scherzo. Donna Rosa, voi avete i sette spiriti come le gatte. Mamma ha detto che non tenete niente. State zitta. E quella, tua madre si illude, perché mi vuole bene. Già. Ma so io quello che mi sento. La vedete questa casa, È come non fosse più mia. I mobili, gli oggetti, non mi appartiene niente più. Adesso si deve conservare il servizio di forchette, i piatti, si devono contare i tovaglioli per darli a lavare. Non me ne importa niente, niente proprio niente. Zia Memè. Dimmi. Zia Memè, donna Rosa se ne va. Ma la vuoi finire, sì o no? È finita, me è finita. Per ora sedetevi qua e riposatevi. Piano, donna Rosa, sedetevi, su. Piano, piano. Piano, dottor, piano. Non abbiate fretta. Non vi preoccupate che non vi lascio. La cucina. Dietro alle spalle. Alle spalle, sì, sì. Madonna mia. Sì. Piano. Ecco qua. Il signore ve lo rende. Adesso chiamate la cameriera e darete a lei tutte le disposizioni. Per i tovaglioli, le forchette, per tutto, eh? Non mi sento, dottore, piano, non piano, mi sento. A me? Dimmi. A me te lo vedi tu, eh? Sì, non ti preoccupare. Io adesso mi vado a preparare perché fra 10 minuti me ne devo andare in banca. E non è presto? No, dottore, me la faccio a piedi. Ah, a piedi, bravo. Sì, da casa mia alla banca ci vogliono esattamente 25 minuti. Arrivederci, buon lavoro, eh? Caro dottore, onorò. Allora io me lo devo andare, lo sapete, sì. Vi faccio tanti auguri e ci vediamo stasera. La Maronna va a compagno, don Raffè. Grazie, allora, grazie. Sì, Raffè, stamattina vengo con voi, così mi faccio una passeggiata andata e ritorno. Facciamo 4 chiacchiere lungo la strada, andiamo? A te, mi raccomando, a chi sto, non lo fa mangiare la dolce? No, non ti preoccupare, figurati, mi ricordo. Con vostro marito avete parlato? Lo avete perdonato? Perché mio marito ha bisogno del perdono mio. Io non dico questo. Voglio dire che guarirete prima se vi mettete in pace con Don Peppino. Ma chi ci pensa più, dottor? Io questo tengo di bello. Io non servo rancore per nessuno, figuriamoci per lui. Mi dispiace solamente che quello che ha supposto lo ha detto in presenza dei figli. E sapete perché mi dispiace? Mi dispiace per lui, non per me. Che brutta figura che ha fatto, che brutta figura. Eccolo qua.
Donna Rò, io vi saluto, eh? Dopo mezzogiorno verrò a vedervi un'altra volta. Grazie, dottor, vi aspetta. Venite. State tranquilla, ci vediamo. Venite. Io vado, signora Amelia. L'accompagno. Grazie. Sì, cavaliere, vi saluto. Arrivederci, dottore. Non lo so. Arrivederci, dottore, buona giornata. Grazie. Ecco, portiamo questi piatti in cucina. Iniziamo a fare qualche cosa. Virginia, adesso facciamo la conta e conserviamo tutto. Come ti senti? Non c'è male, grazie. Però io ti volevo parlare. Parla, parla. Io sto qua e ti sento. Però state accorta a quello che dici, eh? Perché il dottore ha detto che io sto debole e non posso avere dispiaceri, eh? Oi, mamma, fa una volta. Che sta? Che sta? Oh, maronna. A casa mi giro, torna. Zitti. Amelia. Amelia, aiuto, mamma. C'è bisogno di chiamare Amelia, ci sono io qua. Vuoi un cognac, un caffè, qualcosa? No, niente. È un giramento di testa, una sciocchezza. È passato. È finito, ma? Però quando mi prendo, perdo completamente i sensi. A casa mi giro, torna. Calma. C'è che fare. Dunque, tu che mi volevi dire? Tu stai così debole, mi dispiace di doverti sottoporre alla fatica di starmi a sentire. Forse è meglio. Tu adesso te ne vai al negozio a fare i fatti tuoi. Quando torni stasera, se mi sento meglio, ci chiudiamo nella nostra camera e ci facciamo la solita chiacchieratella. Maronna mia, che bocca amara che tengo, mamma mia. La chiacchieratella, ci diciamo cose inutili come abbiamo fatto fino adesso. Io e te stiamo insieme da tanti anni, abbiamo fatto 3 figli. Non siamo riusciti a raggiungere quella intimità che ti fa dire pane al pane e vino al vino. Ci raccontiamo le malattie, i sogni che ci siamo fatti, che vuoi mangiare tu, che voglio mangiare io. Ma le cose serie, non so, l'impressione che uno riceve per una parola capita male, quello ce lo teniamo in corpo e allora lo tiriamo fuori quando ci ha avvelenato il fegato, il sangue. Niente. Allora tu ne vuoi parlare adesso, non vuoi aspettare stasera? Non posso aspettare, non posso, non è che non voglia, non posso. Avessi come sente qua un nodo che si può sciogliere solamente se io riesco a parlare con te sinceramente e seriamente, e forse riuscirò a respirare un'altra volta come prima. No, io ieri mi sono regolato come un trappano, sì, come l'uomo più schifoso di questa terra. Il fatto di avere chiesto scusa al ragioniere in presenza dei figli non basta, niente, non basta. Io mi sento ancora sotto il peso di un avvilimento che difficilmente riuscirò a dimenticare. Ma come hai potuto credere a una cosa simile? E come hai potuto fare la scenata che hai fatto ieri? Una gelosia, Rosina mia, una gelosia feroce che mi aveva fatto perdere l'appetito, il sonno. Non mi faceva parlare, non mi aveva fatto perdere la vista. Quando si dice la bende, a me veramente mi era scesa una bende davanti agli occhi. Io ero diventato scortese con i clienti, trattavo male la clientela, perché a un certo punto tutti quelli che entravano nel negozio per me diventavano tanto ragioniere. Parlavo solo per la strada. Perché pensavo, ma per quale motivo questo ridicolo deve fare tanta attenzione, tante gentilezze a mia moglie? Questo non perde nessuna occasione per mettermi in stato di inferiorità. Caspita, e si ricorda tutte le date, tutti gli avvenimenti lieti della mia famiglia. L'onomastico tuo, il compleanno, la data del nostro matrimonio. E questo sarebbe niente. Quello viene segnato la data del nostro fidanzamento. Tutte le cose, tutto segnato. I dolci che piacciono a te, i fiori, i colori, le stoffe che preferisci. Per esempio, le rose di maggio mi piacciono assai. Questo, per esempio, è detto da te durante una conversazione insignificante nel mese di febbraio. Quello 3 mesi dopo, come si può fare?
3 mesi dopo si presenta qua col mazzo di rose di maggio. Allora, mi sono ricordato, avete visto? Le rose di maggio per voi sono le prime, le prime rose di maggio. Pensa che manina. E le prime albicocche, le prime ciliegie, i primi fichi d'India. Esse che cos'è? Il pesce d'aprile di cioccolato, l'uovo di Pasqua con la sorpresa dentro. Tu dicesti che il torrone ti piaceva assai. E beh, quello è stato capace di intossicarmi il 2 di novembre. Torno a casa, tu mi facesti vedere il torrone che il ragioniere aveva portato. Per te, quanto è gentile, un ragioniere si è ricordato che a me piace il torrone. Io avevo portato il pacco di torrone per te e disse, va bene, mi ha preceduto, l'ha portato lui, non ne parliamo più. Lo misi via, sta dentro lo stipamuro, vai a vedere, sta ancora là. A togliermi pure la soddisfazione del regalo del torrone, che sta cammanire. Capisci? Poi pensavo, perché sai, comincia la suggestione, capite? Dicevo, tutti questi desideri mia moglie li esprime quando c'è lui. Allora vuol dire che vuole provocare le premure di questo signore. Se dobbiamo parlare chiaro, con quella intimità che ti dicevo prima, lo dobbiamo fare seriamente, diciamo senza riserve, dicendo le cose come sono, capisci? Dicendo senza pudori, ecco, le cose proprio anche puerili, insomma. Tu te lo ricordi quello sgabuzzino che sta nel retrobottega al negozio, dove ci teniamo le scope, non so, la cera per i pavimenti, l'aspirapolvere. Sì. Io mi chiudevo là dentro e mi mettevo a piangere come un bambino. E mi schiaffeggiavo. Mi schiaffeggiavo per la rabbia. Mi dava schiaffe. E voi sapete. Non ti dico, ma che cosa è la pazza? Gli occhi rossi, gonfi. La voglio stare. C'è la fontanina. Io aprivo il rubinetto e mi sciacquavo gli occhi là sotto per rinfrescarle, per non far vedere agli impiegati. Che figura facevo? Una gelosia, Rosina mia, una gelosia feroce, che io ti giuro, io non auguro nemmeno al peggior nemico mio. Per Gesù. Carità, è una sofferenza troppo grossa. Gesù, è la distruzione di una casa. Ma com'è possibile? È una malattia. Tutta questa gelosia per me. Papì, io tengo 53 anni e tu ne tieni 57. Che già fa? Ma ti pare che un ragioniere si metteva a perdere il tempo con me. Ma chi vuoi che mi guarda, papì? Chi vuoi che mi guarda? È tutta la gentilezza. Oh, guardate, io sono una donna anziana. Il ragioniere è tanto corretto. Le gentilezze che faceva a me le faceva anche in omaggio all'amicizia tua. Scusa, io sono privo di raccontare un fatto che tu mi interrompi continuamente o per dare un ordine alla cameriera o per dire una cosa a Giulianella. Quando parla il ragioniere stai tutto orecchio, tutto attento, non ti sfugge una parola. E come? Racconta una barzelletta lui, tu ti fai un sacco di risate. La racconto io 9 volte su 10, scusa, ci pazienza, stavo distratto, non ho capito il principio. E io ricomincio da capo con una santa pazienza, quando poi l'ho raccontata, se arrivo a raccontarlo, quando arrivo fino in fondo, questa la sapevo, l'ha raccontato il ragioniere l'altra sera. E me la schiatti, insomma. Papì. È un peccato. Tu dici che si deve raggiungere l'intimità fra di noi, e poi ti dispiace che io mi alzo e me ne vado mentre tu stai parlando. Ma il ragioniere è una persona strana. Si capisce che quando parla uno ci deve mettere attenzione a quello che dice. Ma se tu sapessi quante volte lui parla, e sto pensando proprio a un'altra cosa. Tanto è vero che quando ha finito di parlare io non ho capito proprio niente di quello che ha detto. Allora vuol dire che quando uno diventa intimo deve essere trattato come un servitore. Perché io a te ti tratto come un servitore, papì? No, io non sono pazzo. Scusi, io non sono pazzo. Se il fatto del ragioniere è il frutto di una mia suggestione, una fantasia, come così è, io ne sono sicuro. Ringraziamo allora perché, a Dio, scusi, per quale motivo? Da 4 mesi tu ti sei cambiata completamente nei miei confronti. Allora che sono visionario, io me ne sono accorto. Tu ti sei disinteressata alla mia persona
fino al punto da non prepararmi più la camicia pulita la mattina, non so, il fazzoletto, i pedalini. Fino a 4 mesi fa io la mattina uscivo, guardavo sul balcone e tu stavi affacciata a salutare, fino a quando io giravo la strada, e per me era un augurio. E da 4 mesi è il deserto là fuori, perché? E va bene, papì, non ti piglia collo, non ti piglia collo. Vuol dire che da oggi in poi io ti preparo un'altra volta la camicia pulita, i pedalini, il fazzoletto, e quando esci dal portone e guardi sul balcone mi trovi affacciata. Ah, e quando racconti un fatto, io lascio la cucina, i figli, tutto quello che sto facendo, mi metto a sentire a te che parli. Va bene? Ma che c'è? Beh, se dobbiamo parlare così, scusi, mi piglio un cappello e me ne vado. Ma scusa, che t'ha già ricevuto, papì? Ma sì, siamo al punto di prima, che significa? La camicia me la posso preparare pure io, me la può preparare la cameriera. Bene o male, o io, o la cameriera, o Giulianella, la camicia pulita io l'ho sempre trovata. Ma dico, perché non la prepari più tu? Ecco, questa è la domanda che ti faccio e questa è la risposta che vuoi. Ah, se non te la preparo più, tu te ne accorgi e mi fai l'appunto. Se poi te la preparo, è una cosa naturale, un'abitudine qualunque che non va presa proprio in considerazione. Allora ce l'hai il malanimo contro di me? Malanimo io? No. Ma mi era sembrato che tutte le cure, le attenzioni che io ti facevo non venivano né riconosciute né apprezzate. No. E tu devi riconoscere che sei stato un poco strafottente nei miei riguardi. E va bene, ci siamo sbagliati, tu da una parte e io dall'altra. Ma da questo a dire che io me la intendevo con il ragioniere. Vieni a capo, papì, vieni a capo. Io sto debole, guarda. Non mi posso alzare. Siediti vicino a me, Che devo andare al negozio. Ci vai un po' che più tardi. Ci starò che mi aspetti. Fallo aspettare un po'. Ecco. Tu sei stato sempre un pazzo. Sì. E perciò mi sei piaciuto. Ma ti pare che con tutto quello che c'è stato fra di noi, sacrifici, amarezze, lotte, da quando ci siamo conosciuti, e 3 figli, io alla vecchiaia uscivo pazza e mi mettevo con il ragioniere. Vabbè, questo l'abbiamo assodato, è stata una mia supposizione. Però l'hai supposto. E questo è brutto, papì. È brutto. Non ti permettere più. Non ti permettere più di pensare una cosa simile. Vabbè. Io ho conosciuto un solo uomo. E chi stasi tu? Non sono stata mai una bella donna da poter portare gli uomini innamorati appresso, nemmeno quando ero giovane. Figuriamoci adesso, che mi sono fatta vecchia e sono ridotta ossa e pelle. Tu vuoi sapere perché mi sono cambiata nei tuoi confronti? E non ti ho preparato più la camicia pulita, i pedalini, un fazzoletto. Ti è dispiaciuto, se ti volevo fare un piacere, te ne preparavo 2. Una per la mattina e un'altra per il giorno appresso. Capisco benissimo che quando la moglie prepara la camicia pulita per il marito, è come se continuassi a dire senza parlare: la biancheria tua la devo toccare io sola, e tu non la fai toccare da nessuno, perché mi vuoi bene come te voglio bene io. Ma io non te l'ho preparata più per dispetto. E se tu mi domandi perché, io non ti posso rispondere. No. La ragione può essere insignificante e importante. Non so bella, non so giovane, ma so femmina pure io. Io ti posso dire solamente che non ti ho preparato più la camicia pulita per la stessa ragione che te la preparavo prima. Perché ti voglio bene, papì. E dici che non sei bella? E perché non dovrei essere geloso se un altro ti vede come ti vedo io? Tu mi stivo parlando e io ti guardavo, e avrei che sono diventato gli occhi tuoi quando hai detto: perché ti voglio bene, papì, una luce. Mi sono ricordato di quel giorno sopra un municipio, quando mi guardaste prima di dire sì. E dopo la cerimonia per le scale, tu stavi distratta e non sentiste niente. C'era tanta gente. Ci furono 2 ragazze che dissero:
La sposa è bruttulella. Oh, vero? Ma la sposa è un bello giovane. Ah, meno male. E ti giuro che una gioia più grande non me l'avrebbero potuta dare in quel momento. Tenevo un vestito grigio, comodo, stavo bello. E io pensavo, è un bello giovane, è crepate, me lo sono sposata io che sono brutta. È brutto, Sei stata sempre una donna viva, piena di sentimenti squisiti, e poi, napoletana come a me. Ti sei ricordato il vestito grigio che tenevo quel giorno? Sì, era una grisaglia e me lo fece apposta. Sì, sempre un bell'uomo. Oh, ma no, ogni bella scarpa diventa scarpa una. Preciso. Ma tengo l'età da ragionire. E c'è da fare paragoni. Quello sembra tuo nonno. No, se li porta bene pure lui. Va bene. Vabbè, tu non mi vuoi dire la ragione perché ti sei cambiata nei miei confronti. Dici che è una cosa e niente. È cosa e niente, papi, non ne vale la pena. Io non ti dico niente più, non te lo domando, rispetto il tuo segreto. Però mi devi dare una spiegazione. Ti devo fare una domanda e su questo argomento mi devi essere precisi, mi dice la verità. Adesso facciamo la punta e conserviamo tutto. Metti i piatti qua, poi vai in cucina, vai a piatti. Il resto dei piatti è quelli grandi da portata. Scusami, voglio parlare un momento con Rosa. Va bene, in cucina ci sono tante cose da fare. Andate, va. Dunque? Ieri, durante quel momento di rabbia, è vero, tu ad un certo punto ti sei preso Roberto e hai detto: Robè, figlio mio, io e te siamo vivi per miracolo. Per miracolo ci troviamo al mondo. Ma significa che siamo vivi per miracolo? Che? Aspetta. Ecco, metteli qua. Adesso ce ne andiamo e vi facciamo parlare. Abbiate pazienza, due minuti. Vieni. Allora. Ma non ne possiamo parlare stasera, papì? Perché? Però stiamo parlando con tanta serenità. Allora? Che mi hai fatto passare? E quanto mi sei costato? Io? No, quello che passa. Tu non te lo ricordi il pranzo alla Casina Rossa a Torre del Greco, no? Come no? Tu ricordi? Lo ricordo, sì. Io mi ricordo meglio di te. Facevamo l'amore di nascosto da 5 mesi. La sera che ci conoscemmo tu dicesti: peccato che sono impegnato. Dicesti la verità e io perciò ti stimai. La vedova. La vedova. Che donna tremenda. E che mi faceva passare quella là? Io ti dissi: non fa niente che c'è questa vedova. Stasera sto allegra e mi fa piacere stare con te. Ma io ho impegnato la parola con questa signora. Rosì, pensaci bene. Io non te posso sposare. Dicisti tu. Era la verità. Quando parlano dell'epoca moderna e delle ragazze che la pensano liberamente oggi. Io ti dissi: non fa niente, questi sono affari miei. Dove c'è gusto non c'è perdenza. Allora stasera, dicisti tu. Capirai. Stasera, dissi io. E intanto pensavo: voglio vedere se dopo tu ti incoraggi me la sa. Insomma, io mi misi a dispetto con la vedova. Dopo 5 mesi mi invitasti a pranzo alla Casina Rossa a Torre del Greco. Sì, e a tavola non sapevo come cominciare per dirti che la nostra relazione doveva finire, perché la vedova aveva saputo tutto, mi perseguitava, mi minacciava. E finalmente tu me lo dicesti. Per forza, e mi fece meraviglia la freddezza con cui tu accogliesti la mia decisione. Io rimasi male, mi ricordo le parole tue precise. Questo è stato il patto. Ti vuoi prendere collera? Abbiamo scherzato. Povenetta la musica, io volevo sentire canzone, ma ti guardavo e vedevo che ti passavano le lacrime dentro agli occhi. Ma naturale, e dico: ma come? Rosina potete pigliare così alla leggera questa decisione, senza intervenire, insomma, nemmeno per finzione. Alla fine sono passate 5 mesi, non saranno passate senza ragione, ma allora mi ha pigliato in giro, insomma, non è stata una cosa seria, ci deve essere qualche altra cosa, sai, mi passò completamente l'appetito. Mi ricordo a un certo punto, ti pigliai la mano e ti dissi: Ro, vuoi sapere la verità? Io ho deciso.
tu devi essere mia moglie. E la vedova, diceste tu, eh? E la vedova non la vince contro di te, nemmeno se diventa zitella un'altra volta. Un momento, Peppì, diceste tu, un momento, non correre, ricordati, adesso l'impegno lo hai preso con me. Ed ero incinta di Roberto. Veramente? Tu che dici? Veramente? Guarda, no, scusa, ma io ho sempre saputo che Roberto è nato di 7 mesi. Parto prematuro. Parto prematuro? Guardate, vorrei capire, scusi, ma se io per esempio, se io in quel momento decidevo per la vedova... Aprivo il balcone e mi buttavo abbasso. Ah, e il pazzo sono io, è vero, io sono pazzo. Guardate, aprivo un balcone. Ma come? E non era più facile dire la verità? E che? Dicevi le cose come stavano, la verità. Papì, le cose stanno così. Io sono rimasta incinta e... E tu mi sposavi perché avevamo fatto un figlio. E allora in questa casa tu non ti saresti accorto che io non ti preparavo più la camicia pulita. E forse io non te l'avrei mai preparata. Quanto ti voglio bene, Rosì. E io? Permesso? Io me ne vado, ci vediamo stasera. State buono. Vieni a me, vieni. Volevo mettere a posto i piatti. E chiama Virginia, vai che me la vedo io. Virginia? Signor. Contami sti piatti, va. Subito. Allora io vado in cucina a fare il resto. Ma se devi uscire per i fatti tuoi, vai che in cucina me la vedo io. Vabbè. Io scendo, ci vediamo più tardi. Dove andate, papà? Vado al notaio. No, non ho deciso ancora una cosa, dal notaio non ci posso andare. Vado a sedermi di fronte al palazzo nostro, vicino alla bottega del calzolaio. Più tardi scendo il padre del padrone, faccio 4 chiacchiere e prendo anche un po' di sole. Stare bene. Arrivederci. State buono, no? Io scendo. Vado al negozio, c'è sta Rocco che mi sta aspettando. Va. T'affacci. Va. Uno di questi giorni poi, Ro, mi devi fare un piacere. E che? Tengo un desiderio. E di? Mi devi fare un ruoto di maccheroni al forno alla siciliana col pomodoro fresco e le melanzane fritte sopra. Adesso perdo troppo tempo e poi non sono il mio forte. Maria Carolina li fa bene, te li fai fare da tua nuora, va. Guardate. E Maria Carolina sa fare i maccheroni al forno alla siciliana come li fai tu. Come? Che ti sei dimenticato? Ce li fece quando ci invitò a pranzo. Tu non ne potevi chiudere bocca, te ne mangiasti 2 piatti. Oh, guardate, perché c'avevo appetito. Le facesti tutti quei complimenti, papì. Ma per metterlo a buon occhio con Roberto. Ma come? Mettevo zizzani in casa di mio figlio. Ma come? E poi mi sono dimenticato sempre di dirtelo. Non erano stufati abbastanza e la salsa non era quel pomodoro fresco bello compatto e denso fragrante che sai fare tu. Ma poi che deve fare, in cucina ci vuole l'esperienza, si adatta la povera figlia. Si adatta. Allora mi fai. Ma adesso ci stanno le melanzane in boîte, che ne fai, sono molle, non guarda, so guarda che significa, nelle tue mani diventano melanzane fresche, non so, dei primi di settembre. Fra 10, 15, 20 giorni, quando ti piglia l'estero. State buoni, io vado che sennò si fa tardi, che c'è sta roba che mi aspetta. Maronna raccompagna. Buona giornata. E questi sono tutti i piatti? Sì, signore. E qua ne mancano 2. E non può essere. Ma come? Allora io mi sono rimbambita? Amelia? Ci stanno altri piatti del servizio in cucina? No. E questi si sono rotti. Questo è stato un servizio tuo? Signor, com'è possibile? Io sono stata così attenta quando la gelavate. Io lo dico sempre e non lo faccio mai. O Natale, o Pasqua, o domenica, o non domenica, il servizio è buono, io non lo devo mettere più in mezzo. Ma vi assicuri che quando è fitto, quando va lì, hai capito? Aspetta, bella mia, aspetta. Donna Rosa, come state? Non c'è male, grazie. State pigliando un poco d'aria? No, aspetto che se ne va mio marito per salutarlo. Già. Se no si piglia collera. E il cavaliere si è calmato? Avete fatto pace? Sì, signor, abbiamo fatto pace. Meno male, è finito tutto. No, signor, io credo che è incominciata adesso. Che
anche lui. Bianchi, Virginia, Angela Pagano, Peppino naturalmente Edoardo, Rocco Carlo Lima, Federico Peppino Natrelli, Antonio Enzo Petito, Giulianella Graziella Marina, Amelia Nina da Padova, Attilio Enzo Cannavale, Raffaele Lelio Grotta, Luigi Imparato, Pietro Carloni, Elena Imparato, la moglie, Liana Truscè, il sarto, Catiello Antonio Ercolano, Michele Ettore Carloni, Maria Carolina Elena Tilena, Roberto Antonio Casagrante e il dottore Gennarino Palumbo, ovviamente nella compagnia di Edoardo Di Filippo, e ricordiamo che la registrazione è del maggio del 1960.